dei partecipanti, il che è un buon segno, una bella cosa. Vuol dire che il cammino che abbiamo intrapreso nell'ultimo anno ci sta portando a meta, e quindi stiamo tornando, insomma, a vederci in faccia, a interagire l'uno con l'altro e ad affrontare i problemi non più attraverso una telecamera, un cellulare o un monitor, ma proprio di persona. Che è proprio, insomma, uno degli aspetti principali della socialità che contraddistingue l'essere umano rispetto ad altri esseri viventi. Il convegno di oggi si chiama Un anno da Italia velocemente connessa. Un anno fa io ho avuto la possibilità, e devo dire anche, visti i risultati, l'onore, di partecipare, insomma, al primo appuntamento organizzato da Fast Consal, in cui praticamente si mettevano sul tavolo delle proposte, delle riflessioni, delle analisi che nel corso di questo anno sono state sistematizzate, sono state portate a termine e ancora una volta ho avuto il piacere, insomma, di interfacciarmi con un sindacato che sa cos'è il conflitto, ma sa soprattutto cos'è la proposta e come usare le due cose. Oggi, a un anno di distanza, siamo arrivati alla fine di questo lavoro che verrà illustrato oggi dal segretario Pietro Serbassi. Però, prima di cominciare i nostri lavori, io do la parola a Lello Margiotta, il segretario generale della Consal, che vedo collegato lì a fianco al mio schermo, che saluto con un grande abbraccio. Buongiorno Lello, quindi la parola a te, considerando, insomma, che ci muoviamo in uno scenario di emergenza che, come tutte le emergenze, si è rivelata un acceleratore di processi. Ecco, c'è chi è riuscito a cogliere questo aspetto e oggi si trova più avanti rispetto ad altri soggetti. A te la parola, segretario. Io non sento l'audio del segretario Margiotta, è un mio problema o c'è qualcosa che non va? Mi sentite adesso? Sì, adesso ti sentiamo, segretario, vai. Perfetto, ho cambiato canale. Allora, dicevo, come giustamente tu hai ricordato, un anno fa stavamo come siamo insieme, siamo partiti dall'Hotel Quirinale per dare un segno di presenza. Un segno di attività in un anno che si prospettava, diciamo, di grande difficoltà. E mi spiace soltanto oggi di non poter essere qui lì in presenza insieme a voi, ma delle come dire, sopravvenute evenienze mi costringono a stare qui, diciamo, per adempiere anche ad altre cose. Però seguirò la diretta, diciamo, per tutta la durata e sono sempre qui a disposizione. Quindi un anno fa, ecco, giusto in tema di Italia velocemente connessa, la nostra federazione FAS è partita come un treno ad alta velocità, camminando essenzialmente, cioè percorrendo quest'anno essenzialmente su due binari, un doppio binario. Da una parte il tema che oggi ci vede impegnati, cioè di un'Italia velocemente connessa, al quale abbiamo in corso, diciamo, durante la corsa, aggiunta anche un'altra grande questione, quella della sicurezza, col progetto Transinsa Trasporti in Sicurezza. Quindi la nostra Federazione FAS e con essa l'intera Confederazione, di cui oggi qui porto il saluto di tutti i mondi, diciamo, che in essa si riconoscono e che Comsa rappresenta. Ecco, siamo stati molto impegnati su questi due grandi temi. Sul tema di oggi, nel cui merito parlerà, diciamo, veramente con grande, come dire, con grande esaustività e chiarezza,
Pietro Servazzi nella sua relazione. Che cosa voglio qui dire? È un tema che, come Servazzi metterà in evidenza, diciamo, è strettamente connesso con la progettualità del PNRR. È un tema sul quale è una questione, cioè un aspetto, quello della strategicità delle infrastrutture, diciamo, logistiche di connessione, sia materiali che immateriali, nelle quali noi dobbiamo porre molte speranze, perché se è vero che il PNRR rappresenta una grande opportunità, però, diciamo, non è scevro da problematicità. Cioè, aver predisposto tutto affinché, diciamo, il PNRR, diciamo, acquisisca la prima fase, quindi possiamo dire siamo riusciti a conquistare i fondi che ci venivano assegnati. Bene, questo però era un passaggio fondamentale, necessario, ma sicuramente non sufficiente, perché adesso si tratta di capire se queste risorse che noi investiamo, quali saranno le ricadute. Perché una cosa è certa, dobbiamo aver presente: i 2/3 dei fondi che ci vengono assegnati andranno restituiti, certo, con, diciamo, con tempi distesi, ma comunque andranno restituiti. Per poterli restituire significa che noi dobbiamo crescere, dobbiamo diventare più forti. Allora, questo è il vero problema, e cioè quali saranno gli effetti indotto degli investimenti PNRR? Saranno dei fuochi di paglia, cioè di risorse che si spendono in progetti che poi, finiti i quali, tutto ritorna come prima, ma non sarà come prima, perché, come ho detto, poi avremo, diciamo, un impegno finanziario aggiuntivo rispetto a oggi di restituzione del PNRR. Quindi la vera sfida che ci attende qui, diciamo, l'importanza anche del convegno di oggi per dire sì, ci siamo avviati con PNRR, ma questi investimenti vanno monitorati, questi investimenti vanno valutati nella loro ricaduta, perché il PNRR, diciamo, svolgerà il suo compito, assolverà la sua missione, non nel fatto che prendiamo i soldi dall'Europa, ma se riusciamo a utilizzare questi soldi per crescere, cioè per affinché la struttura e il tessuto economico del sistema Italia faccia un passo avanti. Cioè, se oggi, tanto per dire, siamo intorno ai 40 miliardi di ore lavorate, quindi che corrispondono a 20.000 posti di lavoro fra, diciamo, di persone che lavorano a tempo pieno fra autonomi e dipendenti, ecco, la vera sfida sarà: arriveremo fra qualche anno a 50 miliardi di ore lavorate? Perché, come voi mi insegnate, poi il PIL è, diciamo, strettamente correlato al numero di persone che saranno impegnate. Ecco, allora, il tessuto economico crescerà e con esso l'occupazione, cioè che è l'aspetto che riguarda prioritariamente un sindacato, ma il sindacato sa bene che il problema occupazione è una derivata, è discende dal problema della crescita del tessuto e della struttura economica del paese. Ecco, questo è l'impegno che oggi FAST Comsal, e con essa l'intera Comsal, intende ribadire e impegnarsi a seguire, cioè le ricadute, il monitoraggio sugli investimenti del PNRR. Pietro Servazzi oggi proporrà anche, diciamo, alla platea, diciamo, e agli altri relatori, gli interlocutori, alcuni suggerimenti, alcune proposte che
dagli studi, dal lavoro di studio che viene fatto, diciamo, si ritiene opportune, diciamo, avanzare. Ecco, quindi io concludo questo intervento per evidenziare ai nostri ospiti, ai nostri interlocutori, all'intera platea che ci segue, diciamo, la natura del nostro sindacato, del nostro, sia a livello di federazione FAT, sia a livello di Comsal generale, che capiamo che in effetti non ci possiamo ridurre, oppure in effetti non possiamo limitarci soltanto alla richiesta, alla protesta, ma queste proteste dovrebbero essere sempre, diciamo così, precedute da proposte. Ecco, questo è ciò che io evidenzio, e che FAS Comsal, un sindacato che è sì al momento opportuno quando è necessario di protesta, ma vuole caratterizzarsi soprattutto come un sindacato di proposte, perché attraverso le idee e le proposte si porta un contributo in una situazione, diciamo, che effettivamente è molto, molto difficoltosa ed ha bisogno del contributo concreto di tutti gli attori sociali. Ecco, FAS e Comsal ci sono su questo piano. Grazie per l'attenzione. Grazie al segretario Margiotta. Allora, iniziamo i lavori di questo convegno. Prima dicevamo, no, che le emergenze sono degli acceleratori di processi. La pandemia si è rivelata un'emergenza formidabile, ma che ha prodotto anche una formidabile accelerazione di processi, sia nel mondo del lavoro che nel mondo dell'impresa, fino a produrre il Recovery Fund, che viene attivato dai PNRR messi a terra dalle varie nazioni. L'Italia è il paese, come sapete, che usufruirà della parte più grossa, insomma, dei fondi disponibili, sia a fondo perduto che a restituzione. Quindi c'è una grande opportunità che riguarda il nostro paese. E come tutti sappiamo, il sistema dei trasporti è il primo indiziato perché si cominci a sviluppare il paese e a farlo migliorare nella sua rete infrastrutturale. I trasporti rappresentano il sistema sanguigno, come se noi prendiamo il paese e lo parametriamo a un corpo umano, i trasporti rappresentano il flusso proprio, no? Circolatorio. Se il flusso circolatorio non va bene, allora bisogna andare dal medico e bisogna stare molto attenti, perché si rischia seriamente la salute e l'incolumità. Tutto questo FAST lo ha capito per tempo l'anno scorso, e quindi ha passato un anno a elaborare proposte, e poi vi dirò anche che alcune hanno avuto successo, anzi parecchie hanno avuto successo, e oggi siamo qui appunto ad analizzare e ad approfondire questi aspetti in un momento che penso sarà molto costruttivo, molto propositivo e molto denso e di sostanza. Allora, segretario Serbassi, la parola passa a te. Raccontaci questo anno non vissuto pericolosamente da tutti, ma vissuto velocemente da FAST Comsal, nel principio che le cose vanno fatte velocemente ma senza fretta. Grazie. Buongiorno a tutti. Tanto ringrazio della partecipazione i presenti e chi è anche in videoconferenza, visto le giornate, visto anche poi la concomitanza, dopo l'abbiamo indetto anche dello sciopero generale che c'è oggi, quindi è chiaro che ha complicato un po' la vita per arrivare. Volevo proprio iniziare, in effetti, proprio che in questi giorni il Premier Draghi ha ribadito che arriveranno oltre 60 miliardi di euro per gli investimenti di tutti i settori della mobilità. E quindi tale cifra è prevista dal governo per il PNRR, che non può far rinnovare l'impegno della FAST, che lo fa rinnovare, e seguire tutto il discorso delle regioni e la definizione e la realizzazione di quelli che sono i vari progetti. Diciamo che come FAST Coms riteniamo che questa sia l'occasione storica per rendere l'industria e l'economia più innovative, più sostenibili, e proprio attraverso il discorso degli investimenti nel settore dei trasporti e della logistica
e quindi diventa un'opportunità straordinaria, come diceva anche Luigi poco fa, per ridurre le disuguaglianze di genere e di generazione, per ridurre le differenze territoriali e di reddito. E quindi per questo un anno fa, con il nostro convegno Un'Italia velocemente connessa, abbiamo avviato questa analisi, abbiamo approfondita certamente nel settore dei trasporti e della logistica, e per individuare quelli che sono i fabbisogni, le criticità del comparto e per avanzare, diciamo, poi anche delle proposte concrete, come normalmente siamo pronti a fare, e trasformarlo quindi in un volano per la ripartenza dell'economia e quindi per il discorso sociale che il nostro paese ha bisogno proprio per il post pandemia. E quindi, oltre ad apportare quindi il nostro contributo al piano nazionale di ripresa e resilienza, ci siamo anche impegnati quindi a realizzare quello che è per noi un osservatorio permanente proprio sullo stato di avanzamento di quelli che sono i lavori e i progetti del PNRR. E in questa cosa è evidente che la promessa che abbiamo fatto, quindi la stiamo mantenendo, l'abbiamo per ora mantenuta, e sul nostro sito potete trovare anche le schede di dettaglio di alcune riforme, degli interventi infrastrutturali che soprattutto nel mezzogiorno sono inclusi proprio nel PNRR. Questi interventi sono stati prescelti proprio dalle nostre strutture regionali, quindi la selezione non sono tutti, sono una parte che saremo più attenzionati solamente al territorio, al sud, è stato fatto proprio dalle nostre sedi territoriali. Quindi abbiamo messo al lavoro tutta la struttura. Alla base dell'iniziativa c'è quindi la convinzione che per raggiungere gli obiettivi ci sia il bisogno di dialogare, quindi in un modo serrato e costante, ma in maniera costruttiva con tutte le istituzioni e con tutte le parti sociali. Il dialogo deve avere come base il comune intento di alimentare il benessere e lo sviluppo del paese e una serie di punti programmatici su cui confrontarsi. Chiaramente sull'estensione del confronto a tutte le parti sociali c'è ancora molto da fare, c'è molto da lavorare su questa cosa, perché in Italia non è così semplice fare queste cose. Il coinvolgimento da parte delle istituzioni di tutte le parti sociali, almeno quelle quantomeno rappresentate al CNEL, non è ancora diventata una prassi consolidata. E qui sì, e quindi nostro malgrado, però le nostre valutazioni, anzi loro malgrado, non sono cadute nel vuoto, anzi abbiamo trovato comunque dei riscontri, siamo riusciti a trovare. Possiamo vantare oggi che sulle nostre 38 proposte concrete avanzate alla politica con i nostri position paper e nel corso dei convegni e degli incontri fatti nel 2021 abbiamo avuto 21 posizioni che sono state pienamente accolte, di quelle che noi dicevamo già a settembre-ottobre dello scorso anno, e 7 diciamo in modo parziale. Quindi a dimostrazione di ciò che quello che abbiamo fatto, le nostre idee, quando sono buone comunque vengono ascoltate, o quanto ci piace, ma quanto noi ci piace pensare che vengano ascoltate. Nel suo recente intervento, ad esempio, anche lo stesso Presidente Draghi ha ripreso una finalità da noi rilanciata, e forse all'epoca non se ne parlava molto, il rispetto e il recupero delle quote del trasporto marittimo. Per migliorare in maggiore utilizzo degli scali portuali, quindi proprio con il discorso del PNRR, e sarebbe quello di investire per rendere i nostri prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, digitale, ridurre i consumi energetici e migliorare i servizi digitali per gli scali e per renderli più efficienti e meglio integrati nel sistema delle infrastrutture nazionali. Tutto ciò è necessario per recuperare quindi quel salto negativo sulla bilancia dei pagamenti proprio nel settore dei trasporti, o meglio con il settore dei trasporti mercantili. Quindi aumentando i collegamenti intermediterranei oltre che quelli oceanei, riducendo i colli di bottiglia sia del trasporto ferroviario, dove si possa fare favorendo l'interscambio e anche gli scambi economici, portando quindi conseguentemente ad un aumento anche dell'occupazione, che è la sfida che comunque tutto l'intero paese soprattutto deve portare avanti, e quindi soprattutto nei riguardi dei giovani. Posso anche annunciare oggi, con un po' di orgoglio per quanto possiamo dire, che anche l'estensione del corridoio Baltico-Adriatico è stata accolta e fra le revisioni proprio della rete TNT dalla Commissione Europea, e a breve tempo verrà ufficializzata, proprio la notizia delle ultime ore questa, e quindi facilitando quindi il completamento di quella che è la rete CORE al 2030. Quindi anche questo punto rientrava nelle nostre proposte fatte proprio lo scorso anno. Insomma, a un anno di distanza possiamo dire che abbiamo registrato una forte convergenza,
con quelle che sono state, erano le nostre idee, con quelle che sono le scelte politiche fatte dal governo. E il che significa che il nostro lavoro ha colto quantomeno quelle che erano le necessità del Paese. E siamo riusciti ad offrire, pensiamo, almeno un contributo concreto, quindi grazie alla collaborazione tra istituzioni e parti sociali e alla successiva discorso di programmazione degli interventi e in una logica di sistema integrato. In questi 12 mesi non ci siamo comunque fermati, anzi abbiamo prodotto studi, abbiamo organizzato diversi convegni, abbiamo tenuto dei seminari, ci siamo occupati della digitalizzazione, di sicurezza del lavoro, come diceva prima il segretario generale, di transizione verde, di diritto del lavoro, di formazione delle competenze. Abbiamo finito proprio ieri il corso a 25 nostri RLS dando la certificazione da RSPP, tutto a carico dell'organizzazione, di RSPP esterni. Quindi abbiamo dato delle competenze a quelli che sono gli RLS già eletti nelle liste della FAST in tutto il territorio e in tutti i settori, e questi almeno i primi 25 li abbiamo dato una formazione completa rispetto a quella che prevede di norma la legge. Quindi il documento che presentiamo oggi è un po' il resoconto di tutta questa nostra attività, diciamo che il riassunto delle puntate precedenti, e quindi con delle parti però che sono inediti riguardo soprattutto agli interventi che ancora mancano e che bisogna creare in un quadro competitivo dei trasporti e della logistica in Italia, e quindi per riportare il settore al centro di quella che è la nostra economia. Diceva prima Monfredi, quindi è proprio i trasporti possono essere il volano di questa nuova fase, e quindi vanno visti e interpretati secondo le esigenze che vengono. Quindi, come lo scorso anno, abbiamo messo nero su bianco le nostre proposte, le nostre idee, e quindi per rendere ancora una volta un'Italia velocemente connessa, equa, inclusiva, accessibile e sostenibile, provvedendo sia a misure con impatto economico che a misure di carattere normativo ed ad invarianza di saldi sulla finanza pubblica. Quindi, tra le prime, se mi permetto di ricordare, il completamento anche della rete alta velocità per il Mezzogiorno, l'incremento degli incentivi per l'adeguamento delle flotte e degli operatori di trasporto, il varo di un piano di investimenti per gli aeroporti secondari, quindi per la realizzazione di aree di parcheggio sicure per i veicoli pesanti e sugli standard europei. Quindi poi servono anche strumenti fiscali per la concentrazione imprenditoriale nel settore dei trasporti e delle costruzioni. Serve un piano pubblico per la formazione della persona e nell'ottica della trasformazione digitale, perché serve uno sviluppo importante, e il rafforzamento quindi degli incentivi per fronteggiare quello che è lo shortage di autotrasportatori e di macchinisti ferroviari. Mentre tra il secondo rientra l'adeguamento delle normative in materia di sicurezza di lavoro, l'emanazione di un PGTL e la costituzione di organi di coordinamento presso il MIMS. Ieri ne è iniziato uno e penso dovremmo incentivare a fare queste cose, dove prendiamo parte anche noi in questo coordinamento, diciamo. Quindi valorizzare quello che è il discorso urbano dell'ultimo miglio e la pianificazione urbanistica degli insediamenti, quindi produttivi territoriali. Insomma, nonostante le decine di miliardi stanziate per i grandi progetti infrastrutturali inseriti nel PNRR, la sensazione è quella che ci siamo ancora molto da fare, in particolare per quello che concerne il sostegno della transizione ambientale e quella digitale degli operatori di trasporto. Per il mercato del lavoro, nel settore dei trasporti e della logistica, per quel che riguarda anche l'intermodalità e le sinergie tra i diversi comparti. Quindi per questo riteniamo che sia opportuno che il governo debba coinvolgere le imprese, i lavoratori e lanci al più presto quello che è necessario fare in Italia, un piano generale dei trasporti e della logistica concreto, e che veda proprio tutto come un sistema paese, quindi un collegamento che sia interdipendente con le politiche industriali, di cui il trasporto rappresenta sicuramente una derivata di questo, e per far fronte in modo che si possa intervenire e si possa rientrare in una visione d'insieme, in un progetto integrato senza quale non sarà possibile colmare quello che è il gap competitivo fra l'Italia e i principali paesi europei. Quindi io penso che questo nostro lavoro, come dicevamo, è un altro passaggio per cui possiamo
pensare che noi come sindacato dovremo fare la nostra parte. Presenteremo questo lavoro oltre oggi, lo faremo le nostre iniziative, lo presenteremo anche alle varie gruppi parlamentari, ai gruppi politici, perché abbiamo visto che l'anno scorso con tutte le difficoltà siamo riusciti a dire la nostra, quindi se non ci chiamano in prima persona noi porteremo comunque avanti i nostri lavori e li daremo a chi ci vuole ascoltare. Quindi vi ringrazio e buon lavoro. Grazie, grazie segretario Cerbassi. Un intervento introduttivo, insomma, che ha messo tanta carne al fuoco, e di tutto questo noi parleremo oggi nel corso di due panel di lavoro che sono stati diciamo identificati nei due aspetti fondamentali su cui verrà declinato il PNRR. Voi tutti sapete, non devo spiegarlo a nessuno, che il PNRR si fonda su determinate missioni, ma tutte le missioni che sono racchiuse nel PNRR sottendono comunque ad un principio che è quello della sostenibilità, quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, ed è questa la grande sfida a cui nessuno si può sottrarre, né tantomeno si può sottrarre a questa sfida il settore dei trasporti, che è proprio individuato dall'Unione Europea come un settore fondamentale per non tanto generare crescita quanto per avviare un percorso di sviluppo che sia strutturale nel tempo. Vi dico soltanto una cosa, che anche questa voi sapete sicuramente: il nostro paese ha un gap, no, strutturale incredibile dal punto di vista dei trasporti, però non sottovalutate che la Germania, per esempio, è un paese che si troverà ad affrontare da oggi in poi i problemi che noi comunque già abbiamo ben chiari, cioè noi stiamo un passo avanti paradossalmente rispetto a loro. La Germania, con il cambio di passo che ha fatto adesso con il nuovo cancelliere Scholz, avrà da affrontare problemi infrastrutturali enormi di cui pochi sono a conoscenza, per una narrazione diciamo della Germania, tra l'altro pure legittima e giusta, che c'è stata in questi anni, ma che insomma la storia poi ci farà vedere che verrà un po' riposizionata. Quindi per il PNRR i trasporti sono importanti, ed è importante la sostenibilità di tutti i progetti. Nel primo panel noi parleremo delle priorità attuali e future del mercato del lavoro nel settore dei trasporti, perché il mercato del lavoro appunto è uno degli obiettivi del PNRR. Ne parleremo con il professor Pizzuti, associato di diritto del lavoro Unimol, con Alessandro Ferrari, direttore generale Assinterminal, con Stefano Rossi, responsabile sindacale lavoro ANAV, e con Massimo Loffredi, responsabile relazioni industriali Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. E la sfida del lavoro è rendere il lavoro più sostenibile, più competente, più competitivo, perché senza le competenze vedo difficile qualsiasi tipo di competizione. E allora, professor Pizzuti, che ne pensa? Buongiorno, ringrazio innanzitutto il segretario Cerbassi per l'invito, tutti quanti, e saluto il segretario confederale, il dottor Margiotta. Allora, sì, io mi sono, descrivo un po', mi occupo delle proposte della Fast Compsal in materia di diritto del lavoro, di mercato e di diritto del lavoro, che è poi la mia materia. E diciamo che anche in questo campo mi sembra che la Fast confermi quello che è stato detto già dallo stesso segretario Cerbassi, dal segretario Margiotta e anche dal dottor Monfredi nel primo intervento di moderazione, cioè un sindacato che è un sindacato di proposta, che, come scrive il segretario Cerbassi nella sua relazione, non fa battaglie di retroguardia, ma fa delle proposte, ha delle idee che tendono in qualche modo a valorizzare quello che è la persona del lavoratore, come nel compito istituzionale di ogni sindacato, però in una prospettiva che a me sembra colga in maniera più autentica quello che è anche lo spirito della nostra Costituzione, cioè un bilanciamento che è necessario
tra quelli che sono valori presenti nella Carta Costituzionale, e cioè in primo luogo il diritto al lavoro, i diritti dei lavoratori, ma anche naturalmente l'impresa, anche l'articolo 41, e il contesto generale in cui opera il sindacato, in cui si sviluppa il lavoro. Un contesto che soprattutto negli ultimi anni ha visto, come sappiamo, degli sviluppi particolari. Quindi un'attenzione particolare al lavoro, al diritto dei lavoratori, ma non decontestualizzato e, devo dire io, centrato anche su quello che è il piano della Costituzione, che valorizza la persona del lavoratore. Basta pensare non solo all'articolo 1, ma all'articolo 3, che parla appunto di lavoratori che realizzano se stessi dentro le organizzazioni politiche, economiche e sociali, quindi anche dentro le organizzazioni di lavoro, dentro l'azienda. E affinché il lavoratore possa, diciamo, realizzare se stesso dentro i luoghi di lavoro, è chiaro che non è soltanto la retribuzione, contropartita fondamentale del lavoro, su cui il sindacato ovviamente è attentissimo, ma non è solo quella che consente di ottenere questo risultato. C'è anche in primo luogo la professionalità, perché soltanto attraverso la valorizzazione della professionalità il dipendente, il lavoratore, riesce in qualche modo non soltanto a ottenere la controprestazione, ma anche a realizzare se stesso e a partecipare, come dice la Costituzione, all'organizzazione, usa questo termine, politica, economica e sociale del paese. Quindi un'attenzione particolare del sindacato della FAST Comsal alla professionalità che del dipendente, che si sviluppa attraverso una serie di istituti che vengono appunto coltivati, come è la formazione continua del dipendente, che in questo modo cresce nella professionalità, come è l'istituto ad esempio dell'indennità di professionalizzazione, cioè una valorizzazione per quei lavoratori che svolgono mansioni avendo dei titoli superiori a quelli richiesti per lo svolgimento delle mansioni. Anche norme di dettaglio, come per esempio quantificare l'indennità per il demansionamento, cosa che è sempre, per chi fa la professione di avvocato, il lavoratore a volte riesce a dimostrare il demansionamento, però poi è difficile quantificare il danno che ha subito durante il periodo del demansionamento. Invece può fare il sindacato una quantificazione a monte, in modo tale che il giudice poi nella determinazione del risarcimento sia favorito. E anche, devo dire, un'anticipazione degli scatti di anzianità in base alla professionalità acquisita dal dipendente. Cioè tutta una serie di istituti che possono sembrare appunto di dettaglio, ma che in realtà nel loro complesso danno il segno di come la FAST sia appunto attenta a questo profilo fondamentale, che è la professionalizzazione, la professionalità del lavoratore, che gli consente di realizzarsi durante il lavoro e nell'ambito dell'azienda. Poi c'è anche un'attenzione particolare a quello che è il mercato del lavoro e all'occupazione, e con degli strumenti, diciamo, innovativi, o comunque con delle modulazioni diverse di istituti tradizionali. Ad esempio la FAST pensa a un contratto di ingresso, o comunque in altro modo denominato, ma comunque un istituto che consente al lavoratore di entrare nel mondo del lavoro garantendo all'impresa un minore onere economico, ma dovendo erogare una formazione. Quindi anche qui il tema della professionalizzazione del dipendente, e quindi una sorta, per i giuristi, di causa mista del contratto, in cui una parte del lavoro viene compensata attraverso la retribuzione, un'altra parte attraverso la formazione. Questo però è rivisitato in una chiave più tutelante, perché FAST vuole che poi però il dipendente venga assunto a tempo indeterminato e che non possa essere licenziato per 3 anni da quando è stato assunto, altrimenti il gap retributivo deve essere restituito. Quindi si chiede all'imprenditore non soltanto la formazione, come un po' nella storia di questo tipo di istituti, ma si chiede anche, diciamo, di dare una certa stabilità al dipendente. Del resto l'Unione Europea, le sentenze della Corte dicono che la stabilità del lavoro è un valore, quindi non è vero che è uguale il contratto a termine rispetto
al contratto a tempo indeterminato, e lo dice anche il nostro legislatore nell'articolo 1 del decreto 81 del 2015, che è la norma ormai base per quanto riguarda i contratti e il mercato del lavoro. Quindi insomma un istituto tradizionale rivisitato, così come anche diciamo il contratto di reimpiego, che serve, che è presente nelle idee della FAST, del segretario, che serve per dare diciamo occupazione ai lavoratori o ex lavoratori o inoccupati diciamo più di difficile occupazione, con delle agevolazioni per le imprese, ma sempre al prezzo virtuoso della formazione professionale. Poi terzo pilastro diciamo delle proposte di FAST, mi sembra di aver colto nel documento cospicuo che ha preparato il sindacato, è quello dell'uscita dal lavoro, cioè il licenziamento o comunque diciamo la fase di uscita. Qui c'è un istituto del tutto innovativo, che è quello del diciamo preavviso attivo, così viene denominato con un termine secondo me molto felice ed efficace, cioè la possibilità per il lavoratore che viene in qualche modo licenziato per un motivo aziendale, si chiama motivo oggettivo nel gergo diciamo dei giuslavoristi, e di poter avere comunque una garanzia dall'azienda stessa e dal circuito, quindi gli enti bilaterali eccetera, di reimpiego, cioè questa sua fuoriuscita dall'azienda che venga accompagnata da una rete diciamo di conoscenze occupazionali che possono dare il sindacato, la confederazione e anche gli enti bilaterali per la possibilità vera, effettiva di reimpiego. Del resto questo è un tema molto caro al segretario Serbassi e anche al segretario Margiotta: il lavoratore che viene licenziato per motivo oggettivo non ha colpe. Questo nel nostro sistema, per carità, è pienamente legittimo, è previsto dalla legge, non solo è legittimo ma è previsto dalla legge, però non si può dimenticare che è un licenziamento totalmente incolpevole, involontario, cioè come dice il segretario Margiotta, è un progetto di vita che viene spezzato per un'esigenza legittima, riconosciuta, ma un'esigenza esclusivamente aziendale. Quindi è chiaro che il lavoratore viene assunto magari a tempo indeterminato, fa un progetto, poi dato che le strategie o le vicende dell'azienda mutano, è costretto a vedere frantumato questo progetto di vita. In quel momento la FAST, il sindacato, vuole intervenire per dare un supporto ulteriore rispetto a quello che è lo scenario attuale, sia legale che contrattuale collettivo. Non solo, e poi ho concluso, c'è un tema anche di sanzioni in materia di licenziamento, che è molto delicato perché è un tema normalmente appannaggio del legislatore, ma che la CONSAL e la FAST ha voluto invece esaminare e prendere in considerazione fattivamente, cioè quello che poi è stato detto di recente da alcune sentenze della Corte Costituzionale, in particolare una, è che va bene che nel licenziamento ingiustificato non vi sia sempre la reintegrazione in servizio, cioè la cosiddetta tutela reale, la tutela ripristinatoria. Questo ormai è stato detto tante volte dalla Corte Costituzionale, però la stessa Corte ha detto che la sanzione per il licenziamento ingiustificato, soprattutto quello oggettivo, ma anche quello disciplinare, deve essere proporzionata al danno che subisce il lavoratore e deve essere in grado di scoraggiare l'imprenditore rispetto a dei licenziamenti ingiustificati e spensierati. Allora, per fare questo, probabilmente, lo dice la FAST, ma credo che stia anticipando delle mosse che farà la Corte Costituzionale, quindi siamo in anticipo rispetto all'ordinamento, perché la tutela che è prevista nelle aziende piccole, quindi diciamo fino a 15 dipendenti per semplificare, che sono la maggior parte delle aziende del nostro tessuto produttivo, è una tutela che probabilmente non è in grado. Ormai è lì dal 1966, però per quello che è la nuova sensibilità, anche ormai è stata codificata in qualche modo dalla Corte Costituzionale, non è più in grado di tutelare i lavoratori e di scoraggiare licenziamenti ingiustificati. Quindi la FAST intende, come scritto nel documento, intende aumentare contrattualmente quella che è l'indennità che il lavoratore percepisce nel caso in cui vi sia un licenziamento privo della giustificazione prevista dalla legge. Questo è un passaggio molto importante perché, ripeto, da un punto di vista normativo la materia è stata regolata tante volte, ma sul piano contrattuale si tratta di una scelta diciamo coraggiosa e innovativa che il sindacato diciamo sta proponendo. Concluso. Grazie. Allora,
Io di solito vengo, mi piace essere sollecitato dagli interventi che ascolto, quindi diciamo elaboro le domande a braccio, come si suol dire. Mentre il professore parlava, mi è venuta in mente una domanda da fargli, approfitto che la faccio subito. Noi siamo di fronte, stiamo assistendo al cambio di paradigma, no? Tra il concetto di posto fisso e il concetto di lavoro stabile, che diciamo convergono tutti sullo stesso risultato, no? Cioè su un percorso più regolare possibile, più lineare possibile del lavoratore da quando entra nel mondo del lavoro a quando ne esce. La formazione resta centrale in questo cambio di paradigma. Com'è cambiato l'approccio alla formazione professionale del lavoratore e all'aggiornamento professionale continuo in questi anni? Perché sappiamo tutti che il grande tema della formazione professionale non era lo stesso 5, 6, 7 anni fa rispetto a oggi. Ecco, così come è in atto un cambio di paradigma tra, proprio dal punto di vista ideologico, tra il posto fisso e il lavoro stabile, come secondo lei invece è cambiato l'approccio alla formazione, sia da parte delle imprese che da parte dei lavoratori? Perché mi pare che ci sia una convergenza di consapevolezze sull'importanza di questo aspetto. Allora, questa è una domanda interessantissima, diciamo, che va a mettere un po' il dito su uno dei temi più incandescenti proprio del diritto del lavoro, anche da un punto di vista dottrinale, perché noi in qualche modo abbiamo avuto una cultura giuslavoristica dagli anni 60-70 in poi, che era finalizzata sulla retribuzione e sul lavoratore come soggetto deresponsabilizzato rispetto alle vicende e alle sorti dell'azienda. E quindi se il lavoratore è deresponsabilizzato, se deve seguire le direttive ma non può partecipare in nessuna maniera ai rischi imprenditoriali dell'azienda, è chiaro che il lavoratore esegue degli ordini e percepisce una retribuzione. Questo è stato un movimento culturale, a mio avviso, che è stato molto forte proprio per sottrarre il lavoratore da responsabilità ulteriori. Adesso, come diceva il dottor Monfredi, la situazione secondo me sta cambiando e tutto nasce proprio dall'esigenza di professionalizzazione. Più il lavoratore acquisisce questa, diciamo, centralità anche come persona che apporta una professionalità dentro l'azienda e quindi fa delle scelte, quindi più il lavoratore assume dentro un quadro contrattuale che è sempre privo di rischio imprenditoriale, ma che comunque è più rivolto ad una diligenza, il codice civile parla di diligenza, orientata all'interesse dell'impresa. Ora, i termini diligenza e interesse dell'impresa stanno dentro il codice civile, in una norma che è l'articolo 2104. Quindi un lavoratore che da un lato assume maggiore responsabilità in funzione della sua professionalità orientata all'interesse dell'impresa, ma che e questo certamente può comportare, come dicono i giuslavoristi, un ampliamento del debito di lavoro, che non piace a una parte della dottrina, giustamente dalla loro prospettiva, ma dall'altro canto porta un'esigenza, un diritto, una richiesta di professionalizzazione, di valorizzazione della professionalizzazione dello stesso lavoratore, che è fondamentale per la sua realizzazione. Lo scambio non è più, e concludo, lavoro contro retribuzione, ma deve essere lavoro contro retribuzione e professionalizzazione, valorizzazione della persona attraverso la sua realizzazione nel lavoro, che è quindi la sua professionalizzazione. Ma è cambiato l'approccio comunque anche da parte dell'azienda? Sta cambiando. Sia delle aziende che dei lavoratori nei confronti della formazione, che non è vista, insomma, è vista come un'opportunità oggi. Prima era vista come qualcosa che, siccome era da di fare, secondo piano fare. Oggi invece ossessivamente, virtuosamente, per esempio il sindacato FAST e CONFSAL se ne occupano continuamente, è tema centrale questo. Grazie avvocato. Adesso vorrei coinvolgere anche il dottor Ferrari, che è il direttore generale di Assiterminal. È collegato, dottor Ferrari? Vediamo, lo vedo. Buongiorno. Buongiorno dottore. Allora,
Partiamo da, diciamo, da un aspetto di cronaca, no? Che ormai è diventata storia. La campagna vaccinale in Italia ha preso il volo, ha preso il via, e ha preso il volo quando a capo di tutta la macchina è stato messo il responsabile della logistica delle Forze Armate Italiane. Questo, insomma, è un segnale storico di concretezza e di operatività che non, io suppongo a voi che vi occupate anche di logistica soprattutto, no? non può che incoraggiare e far piacere, perché si è dimostrato quanto questo settore, ma anche questo tipo di attività organizzato in una certa maniera, possa sbloccare tutta una serie di colli di bottiglia o di intoppi e quindi rendere vincente un progetto, un processo, un'impresa in questo caso. Ecco, nel vostro ambito, come state affrontando i cambiamenti del mercato del lavoro che sono inevitabili ora, insomma, sono già in atto da qualche tempo e che vi chiamano anche a nuove sfide che magari a cui voi siete pronti, ma che forse qualcun altro ancora sta valutando con ritardo, e mi riferisco ovviamente alle vostre controparti naturali, che sono sempre quelle pubbliche piuttosto che molto più quelle pubbliche che piuttosto che quelle sindacali. Intanto grazie per avermi invitato in questa confronto e chiacchierata. Mi spiace essere rientrato ieri da Roma per paura di rimanerci bloccato, e quindi saluto sia il dottor Margiotta che il dottor Sarmassi. Colgo la sua provocazione dicendo che probabilmente il governo ha incaricato il suo massimo esperto di logistica dopo essersi reso conto che il sistema logistico durante anche i primi mesi di pandemia ha retto, garantendo, grazie ai lavoratori e al management delle aziende di tutto il settore, un continuo flusso di distribuzione di merci, beni e servizi. E quindi ci piace così narrarla in questo modo. Ma i cambiamenti sono evidenti e io vi porto qualche testimonianza, esperienza di un settore che continua a essere ancora un po' circoscritto anche all'interno dei territori delle nostre città, come un mondo che non fa necessariamente parte del tessuto cittadino, produttivo, sociale, delle tante città portuali che poi caratterizzano il nostro paese. C'è ancora un po' di distanza fisica, no? Tra mare, porto, città e trasporti. È vero che la pandemia, ai noi, ha favorito forse una nuova lettura di quelle che sono le attività legate alla logistica, ma dobbiamo fare ancora un grosso sforzo anche dal punto di vista di comunicazione. Tre concetti che poi cerco così di sviluppare con qualche provocazione. Allora, parliamo tanto di New Generation, mi piace parlare più di New Generation Europe che di PNRR, perché questo, soprattutto nel contesto in cui siamo, ci agevola anche poi a divaricare questo concetto su un concetto di sostenibilità che deve essere anche sociale. Diversamente la sostenibilità non si regge sulle altre gambe, e su un concetto di transizione. Entrambi, sostenibilità sociale e transizione, necessitano di un forte rinnovamento culturale nell'approccio col mondo del lavoro. Allora, il lavoro portuale è un lavoro fortunatamente regolato, che si sostiene, si regge su un contratto collettivo che nasce nel momento in cui si passa da un contesto di lavoro portuale all'interno di un assetto pubblico, i consorzi portuali, verso invece una connotazione di relazione pubblico-privato che nasce con le concessioni di aree demaniali, di banchine, a imprese che andavano a investire. Lei prima diceva controparte pubblico-privato. A me piace pensare ancora a un tema di partnership, nonostante poi tutte le difficoltà da un punto di vista anche di dialogo e di collaborazione. Ma partnership perché questo mondo vive
di appunto una concessione da parte dello Stato di un bene pubblico, che è quello della banchina portuale, verso un privato che su quella banchina deve evolvere traffici e quindi deve sviluppare lavoro, deve sviluppare efficienza e soprattutto, come ci ricordano ultimamente, l'efficienza la deve sviluppare nel modo più sostenibile possibile. Il fatto di avere un contratto che regola con in modo anche abbastanza innovativo per quanto nasca 20 anni fa, i rapporti di lavoro ha consentito, per esempio, anche in questi 19 mesi, la possibilità di matchare esigenze dei lavoratori con quelle della produzione e continuare a operare con tutele che di fatto hanno dimostrato che anche all'interno del nostro settore non ci siano stati cluster, per esempio, di contagi significativi, anzi, non ci sono mai stati fermi della produzione e episodi in cui i nostri collaboratori si siano trovati in difficoltà. Questo vuol dire che, per esempio, la partnership pubblico-privata ha funzionato laddove il protocollo che è stato stipulato a marzo del 2020 con il Ministero dei Trasporti, allora, e il Ministero della Salute sono stati effettivamente efficaci. Abbiamo poi un sistema di flessibilità all'interno del nostro settore che è una specificità propria del mondo portuale, ovvero la somministrazione di lavoro temporaneo nei porti è regolamentata. È regolamentata da una norma di legge specialistica, che è l'84-94, un po' il contesto all'interno del quale il mondo della portualità si muove, che individua in alcuni soggetti autorizzati a prestare somministrazione di lavoro temporaneo l'unicum per questo tipo di attività. Questo cosa potrebbe garantire? Potrebbe garantire uno sviluppo uniforme sia per quanto riguarda le figure professionali sia per quanto riguarda la transizione. Dico potrebbe perché un altro unicum del nostro mondo è quello che prevede all'interno di una norma che definisce il cosiddetto organico porto, in capo alle autorità di sistema, che sono gli enti pubblici che governano i porti, in collaborazione con le imprese, di disegnare e programmare, quindi pianificare anche in termini di visione, quelle che sono i profili professionali presenti in un certo momento storico all'interno di un porto e svilupparne attraverso progetti di formazione da condividere una formazione continua che aiuti il lavoratore e l'impresa a evolvere a seconda di quelle che sono le necessità di evoluzione del mercato, delle tecnologie che vengono utilizzate e quant'altro. Peccato che questo sistema tardi un po' a funzionare in modo uniforme, quindi non c'è un modello unico per la portualità e quindi viene un po' meno il tema del sistema dei porti e spesso e volentieri questo sistema non è correttamente utilizzato. Sarebbe veramente uno strumento di moderno approccio a un mondo in cambiamento, soprattutto in un mondo come il nostro che sta vivendo, come tanti altri ovviamente, una fortissima accelerazione su tutto ciò che è la digitalizzazione dei processi, anche se in modo un pochino più rallentato rispetto ad altre industrie analoghe in altre parti del mondo. Voi prendete porti nel nord Europa dove l'automazione è già molto sviluppata, nel nostro comparto a livello nazionale l'automazione sta arrivando. Questo chiaramente necessita una fortissima attenzione a tutto ciò che può essere la riqualificazione del personale. Su questo, su come stiamo cercando di lavorare insieme, parti datoriali e parti sindacali, di fatto su tre fronti. Il primo, intanto la consapevolezza che laddove ci sono dei profili professionali che non possono essere riqualificati, vanno riconosciuti come lavori gravosi e o usuranti, ci stiamo lavorando in conversione di legge di bilancio, ma questo anche per riconoscere un certo tipo di dignità a un lavoro che oggettivamente si sta trasformando da un lavoro fisico a un lavoro che si evolve
come in tanti altri comparti, e non necessariamente tutti questi profili che si dovranno evolvere saranno in grado di farlo. Il secondo, quello di mettere a sistema un sistema di collegamento col mondo della formazione, per esempio gli ITS. Noi domani lanciamo un network di ITS, perché riteniamo che sia un ottimo strumento di anche compartecipazione tra lavoratore, azienda e formatori per percorsi di riqualificazione. Uno strumento che, per esempio, nel mondo dello shipping da cui io provengo funziona da anni, per non solo la riqualificazione delle persone, ma anche per andare a comunicare ai giovani quali possono essere alcune opportunità di industrie che non si conoscono. Il terzo aspetto su cui stiamo cercando di lavorare, anche qua nasce da una norma già presente, è quella di poter utilizzare una parte dei fondi pubblici all'interno del sistema delle autorità portuali per incentivare le aziende a intervenire su processi di formazione e riqualificazione in un'ottica di collettività portuale o cluster marittimo portuale, uscendo un po' da un vecchio concetto che non ritengo più attuale, che è quello che il lavoro portuale non necessariamente deve essere autoreferenziale, anzi, in una ottica di logistica che ormai si sviluppa in diversi filoni, che è quello del trasporto marittimo, stradale, ferroviario, o di attività accessorie, agenzie marittime, spedizioni, magazzini, se io ho acquisito delle competenze tecniche anche verticali di uno specifico mondo, non è detto che io non possa metterle a frutto in ambiti lavorativi limitrofi. Questo è anche è un richiamo al cambiamento culturale, quindi quello di uscire da sacche di, se io lo chiamo autoreferenzialità, di mondi che di fatto in un mercato che è già aperto devono guardarsi intorno. E questo probabilmente ci consentirebbe anche di avere un dialogo diverso con la collettività all'interno del quale i porti operano. Spero di essere stato, nella sintesi, chiaro. Sì, no, no, lei è stato chiarissimo e anche lei mi ha suggerito una domanda. Il termine competenza è stato molto citato da lei nel corso del suo intervento. Io sostengo da sempre che senza le competenze non ci può essere competizione. Quindi si vince perché non sempre vince il più forte, ma sicuramente vince sempre il più bravo. E quindi le competenze sono fondamentali per competere, per vincere le competizioni. In questo momento di accelerazione a cui lei ha fatto riferimento, in un contesto di transizione, con un'esasperazione di tutto lo scenario dovuto all'emergenza pandemica, quanto temete che possano esserci ancora spinte retrograde rispetto ad un lavoro che il vostro settore sta facendo e degli sforzi che sta sostenendo? Oppure pensate che questo sia un pericolo lontano? No, non è un pericolo lontano, perché se si impara tutti insieme a cambiare anche un po' linguaggio e quindi a riconoscere che il cambiamento non necessariamente deve spaventare, ma si accompagna al cambiamento con strumenti adeguati, le spinte retrograde possono essere un po' isolate. Faccio una battuta molto provocatoria, è un po' come il tema vaccino sì, vaccino no. È un tema culturale. Quindi nel momento in cui imprese, lavoratori, sindacati e partnership pubblica iniziano ad affrontare i cambiamenti con un linguaggio chiaro, magari ci si può scontrare un po' all'inizio perché si cambiano le dinamiche relazionali, però noi viviamo in un contesto in cui parliamo di 8-10 mila lavoratori nei porti italiani, no? Non stiamo parlando di un'industria pazzesca, che però, come ho detto in premessa, hanno un contesto di regole chiare, di tutele adeguate e potrebbero, in un'ottica di partnership un pochino più
accentuata, sviluppare anche proprio dei processi che aiutino al cambiamento. Un rischio che intravediamo è quello che in uno scenario di mercato globale, al di là degli aspetti di reshoring che ormai si stanno avvicinando, ci mancherebbe, le regole però devono essere uguali per tutti. Cioè la competizione che arriva anche dal mare, piuttosto che da altri settori, in cui le regole di carattere fiscale, piuttosto che contributivo, sono diverse da quelle che sono le norme, diciamo, calate a terra, non deve costituire un pregiudizio. Quindi se io, per esempio, armatore shipping line, ho un costo del lavoro decontribuito perché mi sono portato a casa questo risultato a livello internazionale, questo non deve essere un elemento competitivo o di distorsione verso altri mercati del lavoro. Idem per quanto riguarda la tassazione degli utili. Quindi a parità di regole il mercato cresce e si cresce tutti insieme. Nel momento in cui ci sono privilegi o sacche di privilegio da un punto di vista di regole di ingaggio, l'esempio di Amazon è un esempio abbastanza eclatante, non abbiamo costruito regole e adesso interveniamo con la sanzione. È un metodo corretto? È un metodo che ha prospettive? Probabilmente no. Quindi giochiamo su regole uniformi in modo tale che poi le competenze aiutino veramente a giocare in modo paritetico sul mercato. Questo credo che sia un grosso obiettivo che un settore che ormai si sta aprendo non a una competizione interna, ma a una competizione più che internazionale deve prestare molta attenzione. Grazie per questa precisazione, questa risposta che insomma è provocatoria fino a un certo punto, però in realtà è molto realistica. Ormai viviamo in un mondo ai confini della distopia, per cui le provocazioni si rivelano molto più di buon senso, ma magari delle cose a cui assistiamo quotidianamente. Il cambiamento del mercato del lavoro interessa inevitabilmente tutti i settori dei trasporti, l'abbiamo detto innumerevoli volte fino a questo momento, e non è esente neanche il settore del trasporto dei passeggeri, dottor Rossi. Lei è il direttore responsabile sindacale lavoro dell'ANAV. Stiamo parlando dei cambiamenti della metamorfosi ormai avviata e che sembra insomma irreversibile, per fortuna, però bisogna vedere poi dove porta, del mercato del lavoro in questo nuovo scenario, in questa terra incognita in cui, no, tutti ci troviamo in questo momento un po' per ogni aspetto della nostra vita quotidiana e sociale. Il suo è quello che lei rappresenta, è un settore che insomma è stato chiamato in prima linea in questo ultimo anno e che sta vivendo in maniera abbastanza forte anche, no? Una condizione di grande opportunità e nello stesso tempo di grande difficoltà. Il sole va belli comunque, vedo che le dà fastidio. Deve premere il tasto bianco. Ok. Allora mi prendo anche il tempo per cercare poi di stare ai tempi. Sì, in effetti era tutto organizzato per avere. No, sento un fischio. No, allora, innanzitutto chiaramente porto i saluti del presidente Alessandro Vinella, che anche insomma per fatti logistici non è romano, non è potuto venire, e di tutta l'associazione. Vogliamo farvi complimenti perché chiaramente la documentazione che ci avete inviato, la relazione, è un lavoro importante, insomma, ecco, molto importante di analisi che non sempre si trova. Quindi il tempo che avete speso, le risorse che avete speso anche per fare tutta questa analisi è veramente un lavoro di. Però aspetta, allora faccio una cosa, mi sposto magari io. No, stanno abbassando. Ecco. Ho risolto anche le tende, quindi e quindi
Cioè, quindi sicuramente un lavoro molto, beh, molto utile, molto bello, insomma, ecco, viene da dire. Sì, io volevo dire, insomma, cercavo di essere abbastanza veloci su un aspetto, no? Insomma, tutto il tema del PNRR è molto centrato sulle infrastrutture, sul ferro e quasi sembra aver dimenticato sotto alcuni aspetti la gomma. Ricordiamoci che il sistema gomma, parliamo di 6.000 aziende, parliamo di 70.000 autobus che sono in circolazione, parliamo di 120.000 lavoratori, insomma, quindi sicuramente muoviamo 3 miliardi e mezzo di passeggeri all'anno, e quando parlo del sistema chiaramente parlo del trasporto pubblico locale, quindi diciamo quello che poi conosciamo forse tutti di più, ma ci sono le linee a lunga percorrenza nazionali ed estere, c'è tutto il turismo, c'è la scuola, bus, ci sono le linee commerciali, c'è un mondo molto, molto vasto, insomma. Quindi chiaramente se andiamo a leggere poi la parte del PNRR che ci interessa di più, è tutto molto centrato, quindi non tanto sulle infrastrutture quanto sull'elettrificazione. Quindi questo è un tema molto legato, cioè sono le nostre, l'autobus e la nostra infrastruttura. Gli aspetti che vorrei toccare sono, no, diciamo, poco sindacali, insomma, con Serbassi abbiamo delle ottime relazioni, poche relazioni sindacali, insomma, per vari motivi storici, ma insomma posso dire che abbiamo delle buone relazioni, insomma, sia come personali che come associazione. Quindi vorrei toccare due temi sostanzialmente. Uno, che è quello dell'aspetto più importante nel nostro mondo. Noi il 75% di persone che lavorano in questo settore sono autisti, quindi le persone che guidano l'auto. Quindi un lavoro, insomma, se vogliamo dire, insomma, che non so che tipi di cambiamenti potrà avere, sicuramente cambieranno gli autobus, cambierà la tecnologia sugli autobus, eccetera, eccetera, però quello è sempre il lavoro che deve essere fatto. Però oggi il problema è trovare l'autista, no? Insomma, siamo in un sistema in cui è un lavoro in cui fare l'autista non è più così ambito, no? Insomma, nelle grandi aziende, l'ATAC, l'ATM, i tranvieri cinquantenni di oggi sono figli e nipoti di tranvieri, ma i loro figli non fanno più il tranviere, no? Quindi c'è un problema di cercare di sul mercato chi guida l'autobus, che sia nella città, che sia, no, nelle linee extraurbane, eccetera. Questo è un tema su cui noi dobbiamo riflettere, insomma. Qui dove probabilmente, insomma, credo dovremmo lavorare anche con le organizzazioni sindacali, ma sicuramente come aziende e come associazioni, sul spiegare il lavoro dell'autista, no? Perché se le persone non hanno più voglia di fare l'autista, cioè bisogna fare delle riflessioni. Il tema, secondo me, rilevante è una barriera all'ingresso. Oggi, per andare a fare l'autista, comunque uno deve prendere la patente e la CQC, e insomma, ha un costo di 3-4 mila euro, insomma, e quindi è chiaramente diventata una barriera all'ingresso. Quindi credo che un tema che dovremmo affrontare sia con le organizzazioni sindacate, ma penso soprattutto con le istituzioni, è come cercare di abbattere questa barriera all'ingresso, perché credo che sia un tema assolutamente fondamentale. Cioè, il problema degli autisti è un problema che c'è in tutte le regioni, in tutte le città e in tutti i tipi di aziende. Insomma, poi è chiaro che nel momento in cui, che so, l'ATAC fa un concorso da 400 autisti, probabilmente li trova perché è l'ATAC o è l'ATM, ma sono tutte persone che lasciano a altre aziende, quindi poi il problema magari viene anche diffuso più sul territorio. Quindi questo è un tema su cui bisogna lavorare, bisogna ragionare, sia da un punto di vista della comunicazione, perché l'autista è sicuramente un lavoro non semplice, è un lavoro di responsabilità. In questi due anni lui è stato ancora di più, no? Perché chiaramente poi è stato quello che ha dovuto in qualche modo
sempre e comunque portare l'autobus, portare le persone, fare attenzione, no, anche ai problemi della pandemia. Quindi questo secondo me è un grosso problema. Bisogna trovare modalità e credo finanziamenti, perché chiaramente l'azienda non può permettersi di assumere una persona e fargli prendere, quindi magari pagarla per 6 mesi e fargli prendere la patente. È un costo che in generale, ma in momenti come questo, sicuramente non può affrontare. Quindi bisogna trovare la modalità per andare a intercettare l'inoccupato, il disoccupato, la persona magari anche in NASPI, insomma, trovare dei percorsi possibilmente finanziati che lo portino poi ad acquisire la patente D, la patente D e la CQC, che oggi sono la barriera all'ingresso. Questo è un problema comunque serio, insomma, ecco, voglio dire, poi tra 10 anni o 15 anni avremo gli autobus senza autisti, abbiamo già qualche metro senza autisti e sarà un altro tipo di problema, però oggi questo è il problema, quindi è un tema su cui bisogna lavorare. L'altro tema che secondo me insomma, che più o meno è stato detto ed è un problema comune, è il problema delle competenze, no? Io adesso dicevo che tutti gli investimenti che verranno fatti sugli autobus elettrici, quindi nel giro di qualche anno ci sarà un cambio incredibile di tutti gli autobus, probabilmente dovremmo anche pensare a formare e riformare, quindi formare nuovamente, riformare in questo senso, tutte le persone che insomma, sia chi guida l'autobus sia chi sta dietro alla manutenzione, alla tecnologia, perché comunque far manutenzione su un autobus elettrico è diverso che farlo su un autobus a metano o su un autobus a gasolio. Quindi il tema del reskilling, dell'upskilling, insomma, dico cose che effettivamente sono già state dette, è un tema fondamentale. Quindi anche su questo dovremmo poi, penso, confrontarci sia con le organizzazioni sindacali a livello nazionale o a livello aziendale, sia con le istituzioni, perché comunque il tema anche delle risorse, no, su questi temi, chiaramente il Fondo Nuove Competenze è un tema, una cosa che ha aiutato molto, non tanto il nostro tipo di aziende, ma in generale, insomma, sicuramente è un intervento che abbiamo visto il successo che ha avuto e che continua ad avere, verrà rifinanziato. Però anche il tema di lavorare sulle competenze e sulla informatizzazione e sulla tecnologia, cioè comunque anche il trasporto pubblico sta cambiando, no? Ormai paghiamo tutto col telefonino, ci sono tutte le tecnologie, le comunicazioni vengono fatte in un altro modo. Quindi anche questo è un tema che, ripeto, un po' più marginale sotto alcuni aspetti, perché il grosso dei 120.000 addetti sono quelli che guidano l'autobus, ma anche il tema di tutto, insomma, dell'altro 25% di persone, dovremmo riflettere su che competenze dargli, che competenze fra 3, 4, 5 anni avranno bisogno e come arrivare poi a formarle. Questo, insomma, è, ecco, quello che mi sento, no, di dottor Rossi, dire. In base a quello che ha detto, diciamo, le opportunità sono tante, sono molto interessanti, alcune anche avvincenti, però io vedo un po' due velocità, no? L'elettrificazione di per sé ad oggi è un concetto a due velocità già da solo, perché è una grande opportunità, ma nello stesso tempo rappresenta un gap di se stesso, perché abbiamo due problemi: quello della percorrenza garantita dall'elettrificazione e quello della ricarica. Quindi sono due aspetti su cui magari bisognerebbe avviare un minimo di programmazione e di gestione dal punto di vista di quello che ha detto lei. E poi, quanto ancora non è stato realizzato, o se c'è di cosa ha bisogno ancora, un piano di razionalizzazione e di sviluppo del settore dell'autotrasporto su gomma dei viaggiatori, cioè a livello di rotte, a livello di percorrenze, cioè anche quello è un flusso, come se fosse un flusso sanguigno circolatorio di un corpo, che va regolamentato anche in termini di concorrenza interna nello stesso territorio. Sì, allora,
il primo aspetto è chiaramente un aspetto insomma molto grande, che è il motivo per cui poi anche nelle grandi città, insomma, penso Roma, Firenze, insomma, dove sono state le prime case, no, ormai ventennali di autobus elettrico, il problema della ricarica e quindi di quanto dura la batteria sicuramente opera, quindi poi probabilmente la formula ibrida può essere la formula migliore, insomma, però lì io chiaramente il tema, no, della città è un discorso, perché bisogna vedere quanta autonomia poi avranno gli auto, il tema della lunga percorrenza è un altro, insomma, evidentemente si dovrà ragionare solo sull'ibrido quando fai 6, 7, 800 chilometri, mentre nelle città ci sono anche ormai modalità di ricarica molto veloci, o comunque insomma il concetto dell'ibrido è sempre un concetto che può aiutare. Quindi è chiaro che sono molto le case automobilistiche che fanno questo tipo di attività, continuano a uscire modelli nuovi, insomma c'è un grande fermento. Insomma, no, perché poi il paradosso è che proprio il vostro settore viene visto come quello tra i più inquinanti, no? Quindi a quel punto... Sì, tra l'altro un paradosso dovrebbe essere... Perché tra l'altro adesso volendo possiamo aprire questa parentesi, insomma, noi ci abbiamo lavorato molto, è più un preconcetto insomma di quello che è realmente, insomma, perché là si vede l'auto, però voi pensate quanta gente c'è su un autobus, insomma, quante macchine stanno su un autobus, no? Quindi anche i diesel Euro 6 nelle città inquinano molto poco o comunque molto meno delle centinaia di macchine. Però ecco un problema, secondo me, che è quello sicuramente anche della concorrenza. Il tema oggi è riportare le persone sugli autobus, perché o sulle metro, ma penso anche sui treni, insomma, penso che sia un po' tutto comune, ma soprattutto sugli autobus. Lo vediamo in grandi città, lo vediamo a Roma tutti i giorni. Cioè, il tema è che questi due anni hanno allontanato le persone dal trasporto pubblico, quindi un'altra riflessione che dobbiamo fare è come riportare le persone sui mezzi pubblici, mezzi che sono comunque sicuri, perché abbiamo dati, abbiamo statistiche che ci dicono, insomma, che chiaramente non è stato veicolo di diffusione, perché comunque ci sono stati le percentuali di carico, ci sono stati sono tutte le mascherine, insomma, quindi non è un problema, no? Ma anche il contagio degli autisti, insomma. Quindi in realtà diciamo che il trasporto pubblico è stato un trasporto sicuro, però in questi due anni tantissima gente si è allontanata, quindi il tema sarà riportare le persone sugli autobus. E poi il tema della concorrenza chiaramente è un tema fondamentale, quindi il tema delle gare, del migliorare, essere più efficienti, migliorare il servizio, questo si fa chiaramente solo attraverso la competizione, la concorrenza che sta avvenendo anche molto sulle linee, no, lunga percorrenza, perché non so, Flixbus, Itabus, insomma, quindi c'è un mercato anche in questo tema che si muove. Grazie, voleva intervenire il segretario Serbassi proprio su una cosa che stavo dicendo lei. Infatti io mi permetto di dire che secondo me non è la soluzione, probabilmente forse è una delle soluzioni, il discorso di cercare alimentazioni alternative ai combustibili tradizionali, e magari serve per tutto un contesto più ampio. Però immagino che dopo la pandemia ormai si sviluppano forme di lavoro differenti, si parla sempre di smart working, e quindi questa cambia anche la mobilità delle persone. Noi riteniamo che magari invece che parlare di smart work sarebbe il caso di concentrare i luoghi di lavoro con sistemi di co-working, anche le grandi aziende come ferrovie, come le grandi aziende potrebbero spostare fuori, e questo permetterà al trasporto pubblico locale, per riportare la gente sui mezzi di trasporto di massa, sui mezzi di trasporto pubblico, probabilmente ridisegnare quello che è il trasporto pubblico, perché solamente concentrare, continuare ad avere la mentalità ancora a guardare a quello che era il trasporto prima della pandemia, probabilmente non ci porta a soluzioni vincenti, solamente andando a ricercare nuove alimentazioni o combustibili più moderni, che sì, possono andare bene una macchina ibrida, ma tutti questi vantaggi sinceramente non li vedo, quindi non lo so. Posso dire ancora una cosa che adesso che non ho trattato, perché come dicevo prima il nostro settore è prevalentemente di autisti, insomma, quindi deve stare in azienda. Chiaramente per lo smart working è un altro tema, no? Il lavoro agile è un altro tema fondamentale per tutti i lavoratori.
la cosa che su credo noi dovremmo riflettere, dico, prendendola da un altro punto di vista, è ragionare, siccome poi alla fine il lavoro agile è un beneficio, insomma, per l'azienda in termini di cose, ma anche per il lavoratore, no? Perché comunque ha un modo di lavorare più agile. Credo che un tema che verrà fuori nei prossimi anni è trovare dei sistemi di equilibrio tra chi può fare il lavoro agile e chi non può fare il lavoro agile. Cioè l'autista o il conducente dei treni non potrà mai portarsi a lavorare da casa, no? Questo è evidente. Quindi questo probabilmente è un tema su cui nessuno di noi ha ancora pensato, ma credo che dovremmo affrontare, cioè trovare dei sistemi di equilibrio. Secondo me, lo dicono le statistiche, oggi proprio un lavoro, cioè i giovani sono molto attratti, no, dalla qualità del lavoro e vanno a fare il colloquio e dicono: quanti giorni lavoro da casa? No, ed è una delle domande che oggi il giovane laureato fa più spesso alle aziende. E quindi è chiaro che dovremo anche ragionare, e avremo tempo e modo di farlo in modi più tranquilli, in momenti, no, non di emergenza, se ci devono essere dei modi per equilibrare o per bilanciare chi ha la possibilità di fare uno, due o tre giorni da casa e chi invece fa un lavoro per cui non è possibile fare lo smart working. Quindi questo è un tema che adesso Sarbassi mi ha fatto venire in mente, che sicuramente non è di oggi, però sicuramente potrà venire fuori, perché poi l'autista dirà: ma io che faccio un lavoro, che devo sempre lavorare da casa, però poi c'è il mio collega che sta tre giorni a casa, ha più tempo. Quindi non lo so, è un tema che sicuramente dovremo affrontare nei prossimi anni. Ma probabilmente è un tema che riguarda, diciamo, il cambio di platea di riferimento vostro, perché a quel punto cambia la platea di riferimento della clientela, che si sposterà in maniera diversa, perché con lo smart working, come diceva il segretario, no, ci sarà proprio si ridisegnerà il panorama delle destinazioni, no, del trasporto trasporto pubblico anche, no, perché cambieranno anche delle rotte, cambieranno le frequenze anche con il co-working, no, e quindi è anche questa una sfida che, insomma, sarebbe interessante, a cui sarebbe interessante cominciare a pensare già da adesso. Il gruppo Ferrovie dello Stato è, se noi ragionassimo in termini di rock band, sarebbe un frontman praticamente. È un frontman di una rock band che è la rock band che è quella che suona la musica delle strutture pubbliche, delle infrastrutture e quindi anche dei grandi investimenti, che è una musica che tiene vivo il nostro paese. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha sempre investito molto, tantissimo ovviamente, nelle infrastrutture che generalmente sono quasi tutte le sue ovviamente, ma molto spesso, quasi sempre, si è posto un po' anche all'avanguardia in questo, negli investimenti che ha fatto per dare dei segnali, facendo diventare alcuni di quegli investimenti dei benchmark anche per altri che sono seguiti dopo, non di Ferrovie dello Stato. Il mercato del lavoro è in grande movimento, è in grande fermento. Ecco, i vostri investimenti sulla mobilità sostenibile, che richiedono nuove competenze, dove si stanno puntando in questo momento storico? Cosa state vedendo o pensate di aver visto prima degli altri? Grazie innanzitutto, grazie dell'invito. Ma allora, diciamo che la grande sfida è quella di cercare di immaginare come evolverà il mondo dei trasporti e il settore della mobilità. Mi sentite? Mi sentite? Come evolverà il mondo dei trasporti, come evolverà anche la domanda di trasporto, eccetera. Quindi quali saranno le richieste che proverranno dal mercato in un contesto in continua evoluzione, un'evoluzione che è già iniziata e che possiamo intravedere e sicuramente intravediamo. Le sfide sono molte, ma io direi che la potremmo riassumere in una per quanto riguarda specificatamente il mercato del lavoro e quindi la individuazione delle esigenze, anche di competenze che il personale dovrà garantire nel prossimo futuro.
Sicuramente tutto parte dalla definizione di ruoli che dovranno essere garantiti e che diciamo mestieri e ruoli che ovviamente cambieranno nel futuro e che bisogna in certo qual modo individuare con ovviamente preventivamente. Facendo anche una evoluzione di quello che è avvenuto fino ad ora, noi abbiamo nel mondo della mobilità dei ruoli tradizionalmente tecnici molto verticali, quindi sono massicciamente presenti nel mondo della mobilità, ma sono probabilmente ancora legati ad un concetto di come dire, dipendenza da una tecnica, da un prodotto, da un servizio. Lo sforzo che bisogna fare è quello di cercare di far evolvere questi mestieri, questi ruoli, arricchendo le competenze necessarie con altre competenze che non sono ovviamente solo quelle tecniche, che rimangono, le competenze di dominio tecnico sono fondamentali, ma con altre competenze che oggi possiamo, insomma, vengono definite generalmente soft, anche se poi soft in realtà non lo sono. Se ne è già parlato, insomma, qualche riferimento i colleghi precedenti l'hanno fatto. Competenze che attendono in realtà a come il lavoratore si deve rapportare col mondo che lo circonda, altri lavoratori, i clienti, gli stakeholders in generale, insomma, di sistema, ma anche come si rapportano alle cose, alla tecnologia, ai contenuti, agli strumenti informatici. Quindi è una sorta di approccio connesso a un mondo circostante molto ricco e quindi di relazione, che deve caratterizzare ancora di più probabilmente il ruolo del futuro e i mestieri del futuro, che vanno quindi ben disegnati. Il passaggio successivo, anche questo già, come dire, emerso nei precedenti interventi, è quello di garantire degli strumenti o l'utilizzo di percorsi e strumenti di formazione adeguati che riescano a consentire l'acquisizione di questo set di competenze così articolato, quindi sia tecniche che, chiamiamole sociali, diciamo così, in senso lato. Sfruttando ciò che oggi è già presente probabilmente, ma che può essere maggiormente rivitalizzato, faccio riferimento, non so, ai percorsi IFTS e ITS, anch'essi già citati. È in discussione, come sapete, in Parlamento un disegno di legge di, come dire, revisione anche un po' della normativa degli ITS, proprio per cercare di rivitalizzare qualcosa che è assolutamente essenziale. Se da noi in Italia, lo leggevo in una recente ricerca, non so, insomma, penso attendibile, abbiamo 6-7 mila persone che si diplomano, diciamo, da percorsi di ITS ogni anno, e in Germania 800 mila, evidentemente un gap che è bene che venga recuperato, perché attraverso ovviamente un percorso di costruzione della formazione necessaria, coerente con quei ruoli definiti preventivamente, consente alle imprese di avere, come dire, di poter filtrare in senso positivo le competenze necessarie, il set di competenze necessarie per un'introduzione in un mercato del lavoro sicuramente anche complesso, perché è in un, diciamo, in tumultuosa evoluzione. Il passaggio successivo è, ovviamente, la formazione a maggior ragione deve essere erogata secondo queste finalità alle persone, ai lavoratori che sono già in forza, quindi l'aveva citato il collega, upskilling, reskilling della forza lavoro presente, e quindi una riqualificazione, un adeguamento all'evoluzione dei mestieri e dei ruoli. Il passaggio successivo è quello di cercare di sfruttare al meglio strumenti anch'essi già esistenti, che la normativa mette a disposizione
che la legislazione consente, che esaltino questa sorta di alternanza scuola-lavoro, faccio riferimento, non so, all'apprendistato duale di primo e terzo livello, ad esempio, quindi dei meccanismi che consentono alle imprese di inserire al proprio interno lavoratori che abbiano già una struttura formativa che ovviamente deve essere mantenuta, la formazione continua è essenziale anche su altri aspetti, ad iniziare dalla sicurezza, che in molti casi non possono che essere fatti correttamente all'interno del consesso aziendale. Questo, quindi, se parliamo appunto di che cosa servirebbe questo percorso a tappe, ovviamente tappe fra di loro rese coerenti nei modi e nei tempi, che non può prescindere da un confronto con le parti sociali a tutti i livelli, nelle modalità, nei tempi, con le competenze, insomma, che a ciascuna attribuita, riescano a dare un contributo che nel complesso sia fattivo per costruire una macchina articolata, insomma, e complessa, e possano poi all'interno delle specifiche aziende, ad esempio, anche consentire di intervenire sulla normativa contrattuale, sulla regolamentazione del lavoro, in modo da rispecchiare tutto questo percorso, partendo quindi da una descrizione e da una definizione chiara dei ruoli ed un adeguamento magari delle declaratorie rispetto, specialmente se datate, fino poi alla previsione dei meccanismi di inserimento all'interno dell'organizzazione. Un discorso complesso che ovviamente vede vari attori che devono partecipare in modo sinergico per raggiungere la finalità desiderata. Senta, dottor Loffredi, Loffredi, sì, io mi chiamo Monfredi, quindi diciamo quasi omonimi. Mi dica se sbaglio, ma è anacronistico oggi pensare in un'ottica, diciamo, di ingresso in uno scenario, in un territorio ignoto, no? Come ebbe a dire una volta lo stesso Draghi dopo la crisi del 2008, no? È anacronistico oggi pensare in un'ottica di mercato del lavoro che è in grande cambiamento, molto velocemente, molto con grandi richieste, con grandi esigenze qualitative a degli istituti tecnici professionali che siano diretta emanazione quantomeno dei grandi soggetti pubblici o privati, che ne so, Gruppo Ferrovie dello Stato, che finanzia una rete di istituti tecnici che forma, no? Quel personale che serve, è un po' come, ecco, la brutalizzo, come gli istituti alberghieri, ecco, solo che l'istituto alberghiero offre al mercato del lavoro la professionalità, nel vostro caso sarebbe una professionalità dedicata ad un determinato settore. Io faccio questa domanda perché anche noi, no, come gruppo RAI, per anni abbiamo avuto la scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia, in cui la RAI è molto investito e da cui sono entrati grandissimi professionisti che oggi sono ai vertici della nostra azienda. Ecco, e oggi è anacronistico pensare a un discorso del genere per lo scenario che ci apprestiamo a vivere, che già stiamo vivendo, in cui voi già siete inseriti con grandi opportunità, ma anche con grandi difficoltà, da quello che mi pare di aver capito. Allora, no, assolutamente non è anacronistico, proprio per quello che dicevo prima. Diciamo che storicamente il gruppo delle ferrovie ha una caratteristica, ha un paradigma forse oggi abbastanza unico in Italia, per cui le persone vengono prima assunte e poi formate da zero ovviamente no, perché c'è una formazione precedente accademica, scolastica, eccetera. E si insiste molto ovviamente su tutto ciò che è la formazione tecnica. Io parlo adesso eminentemente dei ruoli tecnici assolutamente presenti nei vari mondi, nei vari settori del gruppo e delle attività ferroviarie in generale. Il fatto di poter
anticipare una formazione con dei contenuti che siano coerenti con il successivo percorso lavorativo, accedendo, potendo diciamo reperire candidati da corsi di ITS organizzati, quindi per preparare quei ruoli e quelle professionalità che servono, è fondamentale. Io non la vedrei neanche solo all'interno solo del gruppo, cioè come una questione aziendale, ma la vedrei più in un ambito di settore, cioè dover riuscire ad organizzare attraverso anche eventualmente altre aziende interessate all'interno del mondo dei trasporti, della mobilità, dei percorsi che possano poi ovviamente garantire, diventano una vera e propria forma di politica attiva del lavoro, insomma, lo trovo assolutamente importante, cosa sulla quale peraltro stiamo anche lavorando. E fino ad oggi io credo che la normativa sugli ITS e sugli ITS e gli FTS, prevalentemente ITS, abbia forse poco consentito ai grandi gruppi di accedere a questa modalità, vista la sua parcellizzazione a livello territoriale, perché l'ITS è una fondazione di partecipazione a carattere sostanzialmente regionale, quindi ci deve essere vari soggetti previsti, ma è regionale. Un gruppo o un'azienda, come potrebbe essere anche Trenitalia, RFI, che hanno una capillarità su tutto il territorio, dover interfacciarsi con singole molteplicità, con singole realtà a livello regionale, ovviamente con una finalità comunque di standardizzare poi la formazione e l'eventuale inserimento a tutte le latitudini, diventa complicato, perché si tratta di avere una serie di interrelazioni, un po' come poteva essere il CFL o l'apprendistato, quando doveva necessariamente essere tutto regionalizzato. La normativa a cui il disegno di legge a cui facevo riferimento prima, per quello che ho potuto verificare, poi adesso vedremo come sarà licenziato, va invece in una direzione appunto di possibilità di organizzare un'istituzione, un organismo a livello nazionale, partecipato magari dalle realtà regionali, e questo chiaramente lo renderebbe ancora più fruttivo. Quindi al netto della situazione attuale, dello scenario, delle difficoltà insite in questo scenario, vale la pena giocare una partita del genere? Assolutamente. Perfetto, questa è una cosa importante, insomma, che ha detto. Ringrazio, ecco, sto giocando col tasto, accendo e spengo in maniera schizofrenica il microfono. Ringrazio il dottor Goffredi, responsabile delle relazioni industriali del gruppo Ferrovie dello Stato, perché insomma comunque ci ha spiegato in maniera abbastanza sostanziale alcuni aspetti, non ultimo quello di cui abbiamo parlato poco fa. Finisce qui il primo panel, quello dedicato al mercato del lavoro, ai cambiamenti del mercato del lavoro richiesti dalla transizione in atto, che verrà gestita dal PNRR anche attraverso il Recovery Fund, e apriamo un altro panel altrettanto importante, che riguarda la digitalizzazione di tutti i processi produttivi in cui siamo immersi noi oggi, con un'avvertenza che penso tutti condividiamo, che digitalizzare non significa informatizzare l'esistente, è un processo molto più profondo, molto più difficile e complicato, che ha delle implicazioni culturali non indifferenti, anche nel settore dei trasporti, che è un settore che vive sia di infrastrutture che di gestione delle infrastrutture. La digitalizzazione dei processi produttivi e anche dei servizi che vengono offerti oggi è avviata, sta dando dei segnali anche sorprendenti, per una specie di autoalfabetizzazione che molte imprese non si aspettavano di dover riscontrare.
E quindi magari si stanno prospettando molte, molte opportunità che riescono forse a contrastare un po' le difficoltà che comunque ci sono in questo settore. Allora, professor Spirito, lei è docente dell'Università dell'Universitas Mercatorum, no? Già presidente dell'Autorità Portuale di Napoli. Allora, è vero che la digitalizzazione non è l'informatizzazione dell'esistente? Cosa dobbiamo fare per abbandonare ancora questo principio che ci circonda ancora un po' tutti? Ah, noi ci troviamo di fronte a quella che ormai molti chiamano la terza rivoluzione industriale. Quindi è un cambiamento che va ben al di là dello strumento che viene utilizzato, ma è una profonda riconfigurazione del sistema economico, del suo insieme. Ed è la ragione fondamentale per la quale l'Italia registra, a mio avviso, un drammatico ritardo competitivo rispetto agli altri paesi. E noi abbiamo sottovalutato largamente, diciamo così, questo cambiamento che in realtà non è di oggi, è un percorso che si è avviato almeno da 3 decenni, che poi ha trovato la sua maturazione. E ci troviamo oggi di fronte a uno spiazzamento profondo del nostro paese. Ma vedete, io provo a mettere assieme il tema della digitalizzazione con la questione ovviamente della quale si è parlato stamattina, cioè il percorso del PNRR e diciamo la prospettiva del nostro paese. Io credo che noi ci troviamo di fronte a un quadrante composto di 4 componenti che si intersecano e la digitalizzazione sta nel mezzo di questo quadrante. Provo un po' a descriverli così. Sono quadranti opposti in qualche modo, si mettono sul versante opposto. Cominciamo dal PNRR e quindi dal primo asse. Il PNRR tutti lo descrivono come un tema di investimenti. Si parla sempre solo di quello. E non è così. Chi legge i documenti comunitari, che insomma francamente qualche volta bisogna pure avere la pazienza di guardarsi, diciamo, e quindi la comunicazione con la quale è nata la iniziativa del Recovery Fund, del Next Generation EU, capisce perfettamente che c'è un binomio, non c'è un monomio. Ci sono gli investimenti e ci sono le regole. Tant'è vero, diciamo, che un presidente del Consiglio avvertito come Mario Draghi ogni volta ricorda che noi dobbiamo completare 51 adempimenti entro quest'anno. Siamo al numero 38, non manca moltissimo. Il ministro dell'economia ieri diceva che raggiungeremo l'obiettivo, credo proprio di sì, però questo a dire che insomma questo non è un pasto gratis, questo del PNRR, e bisogna fare regole, e noi su questo versante non è che ci sentiamo molto, diciamo, ecco, siamo un paese anarchico, diciamo, siamo sempre stati. La parola regola, come diceva Goebbels, per la cultura, mettiamo mano alla pistola, diciamo, noi la regola non ci piace, diciamo, ecco. E però invece c'è bisogno. E quindi il primo, diciamo, asse sul quale dobbiamo ragionare, investimenti da una parte e dall'altra parte regole. Ben inteso, queste regole ora non le emana solo il governo nazionale. E sul mercato del lavoro stanno succedendo cose importanti e sulla digitalizzazione stanno succedendo cose importanti. E beh, l'autorità garante per la concorrenza e il mercato il 30 di novembre, cioè qualche giorno fa, ha fatto la sentenza, la decisione contro Amazon, emettendo quella multa, mega multa, diciamo, da 1.196 milioni di euro, ma in realtà va letta quella sentenza, una sentenza di 251 pagine, bisogna leggerla, perché altrimenti se no parliamo di poco. E si entra già in uno di quei meccanismi che poi ricorderò dopo. In realtà Amazon ha creato un sistema autocontenente, cioè tu per vivere in quella piattaforma, come si usa dire oggi, devi sostanzialmente usufruire di tutti i servizi di quella piattaforma, ne diventi prigioniero, cioè stai dentro quel mondo, perché se non stai dentro quel mondo non viene trattato come tutti gli altri, e comincia quel principio di discriminazione, o come si dice nel linguaggio dell'antitrust, di abuso di posizione dominante, che poi porta sostanzialmente alla decisione presa dall'antitrust italiano, ben inteso, d'accordo con la Commissione europea. Questo non va sottovalutato, questo aspetto, diciamo, l'antitrust italiano ha dialogato con l'Unione europea. Seconda decisione di regole che non abbiamo preso noi, e l'ha presa
l'Unione Europea, per il momento è una proposta, ed è una proposta di direttiva che disciplina la gig economy, cioè l'economia dei lavoretti, come si dice oggi. Sostanzialmente per dire quello che nessun paese europeo ha fatto, per cui è stata costretta l'Unione a entrare in campo, cioè quali sono le condizioni che discriminano il lavoro dalla libera prestazione di manodopera, che non sono esattamente la stessa cosa. L'Europa lo ricorda, pone 5 condizioni sostanziali, 5 regole, e dice: quando ce ne sono almeno 2 di queste, il lavoro dipendente, non potete prenderci in giro. E così sarà, nel senso che questo, quando la direttiva sarà approvata, quando la direttiva entrerà, diventerà parte dell'ordinamento degli stati, bisogna capire che non si può continuare a scherzare col fuoco, perché insomma in realtà, diciamo, col fuoco ci abbiamo giocato in questi decenni, perché io sono sempre stato dall'altra parte del tavolo rispetto ai sindacati, questo Pietro lo sa, diciamo, quindi ho bene in testa le ragioni dei datori di lavoro, e però insomma si è varcata una qualche soglia, diciamo, ecco, si è varcata la soglia della dignità, e a mio avviso questa soglia va ripristinata, perché altrimenti non ci si potrà poi, diciamo, stupire se si andasse, cosa che non mi auguro ovviamente, a una forte radicalizzazione del conflitto, perché questo potrebbe succedere se milioni di persone sono trattate come paria, perché poi di questo si tratta. Noi facciamo finta di non vedere, ma quando vediamo i fattorini, chiamiamoli con il vecchio nome, che consegnano le pizze, quelli sono dei paria che non hanno diritti, e francamente questa cosa non va bene. Di fronte magari a tanti che hanno troppi diritti e vivono nello stesso contesto sociale. Questa cosa non regge quando c'è un eccesso di diritti e l'assenza totale di diritti. Vediamo poi qual è l'altra dimensione sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione, e riguarda i mercati. C'è un tema di assetto dei mercati e c'è un tema di funzionamento dei mercati. Sull'assetto dei mercati io sto scrivendo un libro che uscirà tra un po', che titolerò Il capitalismo della mobilità. Cioè, noi abbiamo vissuto dal 1980, per essere simbolici, in poi, a una stagione di neoliberismo molto forte, guidata da Reagan, dalla signora Thatcher, da certi mondi, diciamo così. Questo neoliberismo ha determinato che il capitalismo era completamente mobile. Non era mobile più solo la finanza, era mobile il lavoro, sono diventate mobili le fabbriche. Cioè, quanto più di stabile c'era, e le fabbriche hanno preso il volo e sono andate altrove. Quindi questo capitalismo mobile ha trasformato anche la mobilità in un assetto capitalistico. Questa è la mia tesi che dimostro nel libro. Perché ormai siamo in una forma di oligopolio generalizzato in tutti i principali mercati. Cioè, il mercato della birra è fatto da 3 marchi. La birra, una cosa così artigianale. 3 marchi fanno il 90%. E questa regola dei pochi che fanno il 90%, sta in tutti i mercati, c'è poco da fare. E lo elenco nel libro, ora non va a noio, insomma, giusto per dire la cosa più semplice, che poi ha conseguenze sul secondo corno del problema, che è il funzionamento dei mercati. Il mercato marittimo dei container, c'è il 90% del mercato che è fatto da 3 alleanze. Poi tutti si stupiscono, e qui vengo al problema del funzionamento dei mercati, quando improvvisamente, secondo alcuni, i noli marittimi aumentano del 500%, perché questo è successo nell'ultimo anno e se ne parla poco. Sono aumentati del 500%, cioè non di uno 0, diciamo così. Questo succede quando ci sono dei cartelli che avevano un senso quando si era in una situazione di difficoltà, perché dobbiamo ovviamente ricordare che l'economia esce da alcune mazzate determinanti, quella del 2008, quella del 2013, insomma, quindi voglio dire, momenti nei quali la domanda era caduta fortemente e si era consentito, diciamo così, ai soggetti economici di aggregarsi per difendersi. Dimenticando però che quando i soggetti si aggregano per difendersi, poi quando possono offendere, lo fanno puntualmente, diciamo così. E questo tema c'è oggi. E ovviamente questo tema sta generando impatti che sono molto pericolosi. Il trasporto in questo momento è diventato una componente fortemente inflazionistica. L'America è già arrivata al 5%, quasi al 6% di inflazione, l'Italia veleggia verso il 4%, la Germania sta al 5% e ai tedeschi gli viene il cardiopalma quando sentono la parola inflazione. Perché ovviamente voi ricordate che con l'inflazione a doppia cifra e a tripla cifra
poi venne il nazismo, diciamo, ecco, non è che l'inflazione anche qui è una roba banale, diciamo, ha delle conseguenze. E quindi c'è un tema di funzionamento dei mercati su cui bisogna intervenire. E bisogna intervenire, però non a chiacchiere o con messaggi di solidarietà. Faccio un esempio per capirci. Allora, le delocalizzazioni. È un tema che c'è. Le imprese, giustamente, possono decidere dove andare. Io dico benissimo. E giochiamo a questo gioco. Tra qualche giorno c'è un mio articolo su Domani dove faccio una proposta sul tema delle delocalizzazioni. Una proposta a doppio taglio. Io dico alle imprese che assumono, faccio un numero che poi propongo nell'articolo, 10 dipendenti, un punto di riduzione delle tasse. 20 dipendenti, 2 punti di riduzione delle tasse e così via. Per incentivare ad assumere. Quindi anche per allocalizzarsi in Italia. Alle imprese che licenziano, mettono in mobilità, la stessa cosa. 10 dipendenti in mobilità, un punto in più di tasse. 20 dipendenti in mobilità, 2 punti in più di tasse. Te ne vai, chiudi lo stabilimento, 10 punti in più di tasse l'anno in cui lo fai. E le cose non sono gratis. I territori esprimono servizi. E devono sussistere le condizioni di mercato, però. Qui interviene il giornalista economico, però. E c'è il mercato. Cioè, no, se un'azienda in difficoltà e deve chiudere perché non può continuare più a produrre perché è fuori mercato, deve licenziare. Quindi sì, mica possiamo punire questa azienda. No, e deve essere ugualmente penalizzata, perché c'è stato un momento nel quale l'impresa ha subito della regola del vantaggio, perché ha preso l'incentivo quando assumeva. Non ci può essere, se c'è l'incentivo, sì, ma nel caso in cui l'incentivo non ci dovesse essere, insomma, diciamo, attenzione, dare il colpo alla nuca, diciamo, il colpo di grazia ad un'azienda che magari è costretta a chiudere e a licenziare. Non io parlo di delocalizzazione. L'Ariello in Umbria fa profitti, ha chiuso e se ne va in Romania, ma fa profitti. Sono d'accordo su quello che dice lei. Di che parliamo? Io sto un altro aspetto. Sto mettendo. Sì, solo nei casi di drammatica crisi di mercato. Mi è andata male. Sì. Può capitare. D'altronde, impresa sul dizionario ha sinonimo rischio. Esatto. Uno rischia, va male. Quello è un altro caso. Gli diamo anche il colpo. Ma io sto parlando di delocalizzazioni. No. Tu stai chiudendo lo stabilimento in Italia per metterlo in Polonia. Cioè, quindi vuoi fare più profitti. E vuoi fare più profitti e paghi tasse a me, Stato. In modo tale che poi quelle risorse lo Stato le usa per fare formazione ai dipendenti che rimangono senza lavoro. Cioè, noi oggi abbiamo dimenticato che esiste una parola che si chiama politica economica. Oggi la politica economica non esiste più. La fa il mondo. Non è vero. È soltanto che la politica non si assume la sua responsabilità. E con la digitalizzazione la questione è la stessa. Cioè, purtroppo, in Italia siamo usciti, Pietro lo sa, da alcune vicende dove i tentativi di digitalizzazione erano degli ignobili baracconi pubblici. Cioè, io ho fatto una battaglia personale per molti anni inutile contro Wirnet, che era un pozzo senza fondo, diciamo così, parliamo chiaramente, e nessuno diceva nulla, perché la voce che si alzava era sempre la mia. L'anno scorso l'abbiamo criticato anche noi nel primo lo so, certo, abbiamo lavorato assieme. Finalmente è stata chiusa, quello io già considero un passo in avanti. Continuare a non perdere soldi sulla digitalizzazione facendo puttanate è già un grande passo in avanti. Secondo tema. Noi abbiamo un problema drammatico di competenze. E qui abbiamo, e la mia generazione che parli, ho cominciato a lavorare a metà degli anni Ottanta. C'erano ancora dei grandi centri di ricerca nelle grandi imprese di questo paese. Io il primo lavoro l'ho fatto in Montedison. C'era l'Istituto Donegani a Novara, fondato dal primo Nobel Natta, primo Nobel per la chimica, che aveva inventato il Moplen, un pezzo di storia industriale del nostro paese. La Telecom aveva l'Istituto Rice Romoli in Abruzzo. Tutte le grandi imprese avevano poderosi centri di ricerca. Oggi la ricerca in Italia non si fa più da nessuna parte. Quando è venuta a un certo punto una impresa cinese a trovarmi nel mio lavoro precedente, una grande impresa cinese, sono tutte grandi per dimensione, nelle telecomunicazioni questa impresa lavorava, e a un certo punto ho chiesto, ma il vostro dipartimento ricerca e sviluppo? Ho detto, scusi, la parola dipartimento per me non significa niente, faceva lui. Noi siamo 150.000 dipendenti. I dipendenti che fanno ricerca sono 50.000. Lei considera quello un dipartimento?
No, ho detto, come fate a investire così tanto? Cioè, se non si investe nel futuro, quale prospettiva c'è? Questo paese, il nostro, ha completamente dimenticato che bisogna guardare alla prospettiva. Oggi investire nella conoscenza da noi è considerato un'aberrazione. Sì, i soliti intellettuali che perdono tempo, diciamo. Ecco, questo è più o meno... E purtroppo questo è un mondo dove vince la conoscenza, purtroppo. E noi pensiamo sempre di cavarcela con, diciamo, la manutenzione dell'esistente, il made in Italy, che per carità vale, conta, eccetera. Ma anche il made in Italy o è futuro o non è. Un imprenditore, un illuminato imprenditore marchigiano, di cui non faccio il nome perché lui mi ha detto che non bisogna fare il nome, ma che sono andato a trovare e che sostanzialmente ha un'azienda abbastanza grande, oltre 300 dipendenti, tutta di ingegneri, 300 persone, mi ha detto, sai, io devo stare un po' schiscio, perché se si parla di queste cose in Italia diventa un problema. Sai, perché le cose di innovazione sono un problema, danno fastidio. Da noi la digitalizzazione è un problema perché si tratta di mettere in discussione i poteri dominanti. Parliamoci chiaro, è una rivoluzione industriale. E come diceva Mortillaro, Felice Mortillaro, che è stato direttore personale delle ferrovie per un po' di tempo, la rivoluzione non è un pasto di gala, non è una festa di carnevale. Ci stanno i morti e ci stanno i feriti. Quindi la digitalizzazione si potrà fare quando il paese si mette in discussione, quando c'ha voglia di ricominciare. Oggi non ancora. Oggi non ancora? No. E quindi che prospettive vede? E ci vuole un po' di tempo, ci vorrebbe un governo serio che abbia una durata, perché questo è un governo serio, ma è a termine. Vediamo, non si può avere tutto dalla vita, insomma. Lo so, però forse l'Italia ce l'ha mai più bisogno. Diciamo, dopo 30 anni di spreco, forse qualche cosina, diciamo. Diciamo che ci abbiamo un pezzo, ce l'abbiamo l'altro pezzo ancora così. Senta, professore, sì. Io le racconto due episodi. Sì. Allora, il 5 febbraio del 2018 ci fu il famoso cosiddetto flash crash a Wall Street, perché un algoritmo aveva deciso che determinati movimenti di borsa, no, dovessero creare tutta una concatenazione. Come ci no? Fu un crollo clamoroso, per fortuna fu tutto bloccato. Ricordo. Fu bloccato al momento. 35 anni prima, il 26 settembre dell'83, un capitano dell'esercito russo, Stanislav Petrov, evitò la guerra atomica. Certo. E magari noi dovremmo ringraziare lui se oggi siamo tutti qui a parlare di questo. Quindi abbiamo da una parte la digitalizzazione spinta all'estremo con un algoritmo che produce dei danni, perché ha prodotto dei danni con l'algoritmo Wall Street. Dall'altra parte abbiamo un uomo che non si è fidato dell'input tecnologico che ha avuto, che segnalava l'arrivo di missili americani sul suolo russo, e ha disobbedito a un ordine, aspettando e salvandoci tutti. Ecco, noi dobbiamo vivere su questi due estremi o c'è la possibilità di far incontrare questi due aspetti nel concetto di digitalizzazione? Certo. Perché, ripeto, non è informatizzare l'esistente, è qualcosa di diverso. No, ma noi siamo, diciamo, ancora in una fase di transizione da questo punto di vista, perché poi, diciamo, il traguardo vero sarà l'intelligenza artificiale. Attenzione che non c'è, perché su questo dobbiamo ben essere attenti. Una delle fortune di Amazon è una società, una branch dell'azienda che si chiama Amazon Mechanical Turk. Cos'è Amazon Mechanical Turk? È una sorta di laboratorio di tantissimi omini sparsi per il mondo che devono intervenire laddove non interviene l'intelligenza artificiale. Perché si chiama Mechanical Turk? Perché alla fine del Settecento un signore, prendendo per il culo, diciamo così, ovviamente tanti, sosteneva di aver scoperto una macchina che giocava a scacchi automaticamente. Il problema è che c'era dentro un omino. E quindi Amazon sta facendo esattamente lo stesso giochino, guadagnando un fracco di soldi. Quindi vendendo a noi l'economia, diciamo, a noi comuni mortali o alle imprese, intelligenza artificiale è ciò che invece una macchina di tanti esseri umani
con missioni parcellizzate che intervengono laddove i computer ancora non sono in grado. Quindi noi siamo ancora in tempo per capire e governare il processo di digitalizzazione e non affidarlo a un meccanismo automatico. Però non è facile, perché in realtà quello che è mancato nella regolamentazione è comprendere che oggi con la digitalizzazione noi abbiamo dato il governo delle informazioni agli operatori economici. E questo è un danno quasi irreversibile, perché quando oggi giochiamo con i social media o lavoriamo, perché insomma dobbiamo fare quel mestiere lì attraverso, diciamo, gli strumenti informatici, noi abbiamo dato tutto noi stessi a un meccanismo economico che poi lo trasforma in ricchezza, cioè in pubblicità. E a me ha colpito un dato, adesso sempre per fare questo lavoro, ma insomma veramente oltre ogni misura. Google, solo Google, da sola, fa un terzo della pubblicità delle televisioni di tutto il mondo, solo Google. L'insieme dei grandi operatori digitali fa invece un terzo più della televisione, già oggi, di pubblicità. È chiaro che tutte queste sono valori economici immensi, parliamo di circa, se non ricordo male, 640 miliardi di dollari l'anno, per dare un'idea. Cose che non percepiamo, non vediamo, la televisione la capivamo di più, ci eravamo forse più abituati. Noi viviamo un nuovo oligopolio. Questa cosa l'hanno vissuta gli americani all'inizio del Novecento e la combatterono e vinsero la battaglia col Glass-Steagall Act. Presero Rockefeller, Carnegie, tutti i grandi colossi e li misero in riga e nacquero gli Stati Uniti d'America, cioè un luogo di libertà. Se non avessero fatto il Glass-Steagall, gli Stati Uniti andavano dritti verso la dittatura, come il nazismo, non vi era alcun dubbio. Quindi oggi, se vogliamo difendere la libertà, dobbiamo fare quella stessa battaglia, di nuovo, per tagliare le unghie ai nuovi oligopoli. Interessanti anche gli spunti che ha dato. Io, insomma, mi dica dove posso trovare il suo libro. Io lo farò capire. Molto volentieri, lo leggerò, sì. Molto volentieri. ITA Airways è il soggetto, diciamo, più nuovo che ha fatto irruzione, no, nel mercato dei trasporti, rilevando, no, rilevando l'attività d'impresa che una volta era svolta, no, dall'Italia. È una grande responsabilità, ci sono grandi attese, avete tutti gli sguardi addosso su qualsiasi cosa voi facciate, e quindi evidentemente la mobilità sostenibile accoppiata ad uno scenario di digitalizzazione in cui voi nascete proprio, cioè voi nascete già in un mondo digitalizzato, vi pone di fronte a sfide che magari altri oggi non hanno, oppure fino a ieri non hanno affrontato, perché voi nascete, voi siete nativi digitali, ecco, se la vogliamo mettere da questo punto di vista, come nuova impresa dei trasporti in Italia con grandi aspettative. Quanto ne siete consapevoli e come state affrontando questa sfida per costruire, insomma, un mercato del lavoro che vi riguardi più aderente ai tempi e quindi un servizio alla clientela che sia conseguenziale? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a nome anche dei vertici aziendali. E, insomma, sicuramente ci sentiamo tante aspettative addosso e siamo pronti anche, insomma, a dimostrare tutto il nostro valore. E siamo partiti da due mesi, il 15 ottobre, dal punto di vista operativo, quindi il primo volo è stato il 15 ottobre, dopo un anno più o meno di gestazione e di, il mio amministratore delegato ama dire, sportellate con la Commissione Europea, perché c'è stato un confronto ben serrato, fatto di scambi di documenti, di domande, 200 e rotte domande e risposte, quindi è stata una gestazione complessa ma anche emozionante e stimolante, devo dire. Io sono lì proprio dal primo giorno, e quindi è stato un anno vissuto pericolosamente, come ha detto all'inizio. Quindi noi ovviamente nasciamo dimensionati per il mercato attuale, che è un mercato in cui non si può prescindere comunque dal,
dalla pandemia in atto, e quindi insomma siamo penso l'unico progetto di una compagniera che nasce in un periodo del genere, e questo anche come stimolato l'interesse di vari stakeholders, a partire dall'estero, dai costruttori degli aerei con cui abbiamo anche fatto di recente un accordo, perché insomma è un progetto molto molto interessante. E ovviamente siamo consapevoli anche dell'eredità che rileviamo all'Italia, quindi attualmente gli aerei sono aerei brandizzati all'Italia, e anche le divise sono in Italia, quindi abbiamo iniziato un progetto anche di cambiamento, anche per una nuova identità anche di aziendale. E questa nuova identità ovviamente è un'identità che deve essere per forza di cose sia digitale che sostenibile. Sostenibile sia per quanto riguarda il lato ambientale. Noi abbiamo, diciamo, siamo sempre al centro come settore. Il trasporto aereo si dice sempre che è uno dei settori che inquina di più, ma insomma poi i dati dimostrano che c'è un po' di shaming sul trasporto aereo, diciamo, anche perché in tutto il mercato globale conta quasi 2% di emissioni. C'è stata una riduzione dal 90 ad oggi del 55% di impatto ambientale, sempre con questa tecnologia in innovazione continua. Il primo passo è stato appunto quello di stringere questo accordo con Airbus per la fornitura di nuovi aerei, quindi di nuova generazione, che monteranno dei motori a consumo ridotto, che comportano sia un risparmio di circa 750.000 tonnellate di CO2 nell'arco di piano, quindi da qui al 2025, ma anche ovviamente un consumo minore di carburante, che si traduce in una efficienza economica, perché comunque il carburante è una delle principali voci di costo di una compagnia. Quindi la sostenibilità è sotto questo punto di vista anche che fa, diciamo, il paio con l'innovazione. Stiamo collaborando anche con principali stakeholder nazionali allo, diciamo, studio e implementazione sempre più massiva SAF, si chiamano i Sustainable Aviation Fuel, quindi questo biocarburante, questi carburanti alternativi che ci consentiranno ulteriori diciamo riduzioni della nostra footprint, carbon footprint, e su questo è indispensabile la collaborazione con tutta la supply chain, che va dalla società petrolifera che lo produce fino al gestore aeroportuale che mette a disposizione l'infrastruttura per farci dotare di questi carburanti, che abbiamo, a dire il vero, già iniziato ad utilizzare in quantità infinitesimale, perché comunque adesso ha ancora un costo elevato e non c'è una disponibilità ampia. Lo abbiamo utilizzato su alcuni voli, già il 15 ottobre sul primo volo c'era uno 0,5% di biocarburante. È pochissimo, ne siamo consapevoli, però è necessario, comunque ci sono dei tempi tecnici anche per arrivare ad un insomma ad un utilizzo più esteso. E dal punto di vista ovviamente poi della digitalizzazione, la nostra è uno dei pilastri del nostro piano industriale, e per noi digitalizzazione vuol dire mettere a disposizione di tutta l'organizzazione aziendale, che dovrà essere un'organizzazione snella per permettere, diciamo, una risposta time to market, quindi molto rapida, sia nei confronti dei competitor, ma anche nei confronti della stessa clientela, mettere a disposizione il maggior numero di dati possibili, quindi con l'utilizzo di big data, incrociando quindi una serie di dati che sono nostra disposizione, magari per andare a capire quali sono le esigenze del passeggero che nel volo precedente con noi ha perso un bagaglio e il volo successivo gli offriamo un benefit, un upgrade magari, ma semplicemente con un'informazione che il nostro assistente di volo ha su un iPad o un tablet, ed è
può sapere in tempo reale di cosa ha bisogno il cliente. Il cliente per noi ovviamente è fondamentale, l'attenzione alle persone, soprattutto è un'azienda customer centric, quindi anche una parte della nostra retribuzione sarà legata a dei risultati di soddisfazione della clientela, perché poi il nostro lavoro viene misurato dal cliente finale e quindi dovremo essere molto molto bravi a raggiungere la massima soddisfazione. E quindi ho colto vari spunti molto interessanti anche dai colleghi che sono intervenuti, soprattutto dal punto di vista anche del contesto normativo che c'è. Sono aperti dei tavoli presso il Ministero insomma, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per riformare un po' un settore che negli ultimi anni è vero che ha portato un gran numero di passeggeri in Italia, ma in Italia siamo rimasti in due compagniere. Insomma, negli ultimi anni sono fallite da forse negli ultimi 15 anni qualcosa come 20 compagniere italiane. Quindi c'è un problema nel fare business di questo tipo in Italia da parte di vettori italiani, ma magari vettori stranieri invece hanno vita facile da noi, magari agevolati da delle politiche territoriali, perché poi siamo paese fatto di territori e ognuno, ci sono 40 aeroporti più o meno in Italia e ognuno fa il suo interesse, quindi il campione nazionale magari non viene sempre visto insomma come il riferimento da prendere per aumentare i traffici, però anche su questo diciamo c'è bisogno di un level playing field importante che consenta di metterci tutti sullo stesso piano per poter competere, come diceva bene lei prima, insomma c'è bisogno di concorrenza. C'è da discutere sulla famosa riforma del titolo quinto della Costituzione, perché sì, sì, ma lì andiamo ancora più diciamo nel dettaglio con il singolo aeroporto, con il singolo ente locale che magari per promuovere il proprio territorio va a bussare a porte che non sono sicuramente le nostre, ma di qualcuno che viene da fuori, e quindi muovendosi anche un po' nelle zone grigie di una normativa che a livello comunitario è ancora un po' lasca, diciamo così, però anche su quello insomma lavoreremo per creare questo contesto regolatorio in cui implementare con successo il nostro piano industriale. Ne va anche, insomma, è un investimento pubblico, quindi ne va anche delle casse dello Stato. Lei ha parlato prima di un certo tipo di approccio, no? Nei confronti anche della clientela da parte del personale. L'aspetto della forza lavoro per quanto riguarda ITA Airways è uno degli aspetti che è stato sotto i riflettori, no? Per tutta la durata della vicenda, dalla vostra comparsa fino all'acquisizione dell'attività d'impresa di Alitalia. Grandi attenzioni, grandi polemiche, sono pochi, sono troppi, e chissà quanti saranno, eccetera, eccetera. Al netto di tutto questo, comunque, la digitalizzazione impone dei processi che sono ineludibili. Uno di questi è quello di fornire, uno di questi è il customer care, che diventa esasperato quasi, perché la digitalizzazione consente oggi di avere un prodotto o un servizio tailor-made, quindi disegnato sulle esigenze addirittura dei singoli più che dei gruppi di persone. Ecco, su questo voi come state lavorando? Perché su questo ci sarà ovviamente da fare una politica formativa e di formazione continua o di formazione pure semplice, che non è più come quella di una volta, non sarà più come quella di una volta. No, certo, no. Su questo noi stiamo avendo diciamo un approccio anche proattivo verso le istituzioni, stiamo seguendo l'evoluzione adesso il Parlamento, la legge di bilancio, c'è una previsione anche di contribuzione per sia il mantenimento delle licenze attuali, ma anche per una riqualificazione professionale proprio di alcune categorie di lavoratori. Quindi noi stiamo già ipotizzando, appunto, insieme al fondo del trasporto aereo, all'INPS, insomma a tutti i soggetti coinvolti, di insomma mettere a terra dei programmi formativi che consentano di intanto
come dire, attingere da un bacino molto molto importante, e quello nostro di riferimento è quello di Alitalia, quindi delle persone che purtroppo per il momento, per questioni appunto di dimensionamento ancorato alla realtà, diciamo, del mercato di cui parlavo prima, sono ancora in Alitalia. E quindi noi attingeremo da quel bacino, sicuramente poi aggiornando e riqualificando le persone, e ovviamente creando anche un beneficio per le casse dello Stato, nel senso che poi queste persone che oggi si trovano in un regime comunque di cassa integrazione, in quel momento saranno poi tirate fuori da quel regime con un risparmio in quel senso per le casse dello Stato. Noi potremo poi, facendo un lavoro di squadra con le istituzioni coinvolte, avere delle persone formate che continueremo a formare, la formazione continua di cui parlava prima il professor Pizzuti è importante, soprattutto, maggior ragione, per questa innovazione digitale, per consentire di fornire un servizio ottimale ai nostri clienti, che sono appunto poi il nostro giudice ultimo. Anche per cosa è stato, a me, che sono insomma giornalista economico del TG1, ha prospettato la notizia, cioè quella comunque del graduale assorbimento quanto più è possibile del personale di Alitalia, che è un doppio interesse a questo punto da parte vostra, dal punto di vista industriale e dal punto di vista sociale, di bilancio dello Stato, perché a quel punto, no? Sono delle poste che si spostano ma diventano più produttive magari dentro ITA Airways piuttosto che. Certo, poi ovviamente, come che Pietro Serbassi sa bene, dopo un inizio un po' tumultuoso siamo arrivati ad una, non dico normalizzazione, ma un primo passo, ecco, di normalizzazione dei rapporti, e c'è anche in progetto di fare un qualcosa che non si è fatto per tanti anni nella vecchia Italia, quindi di fare dei corsi per promuovere piloti a comandanti, per soddisfare una domanda che ci sarà nei prossimi mesi, perché già a marzo inizieranno a entrare nuovi aeromobili in flotta, prevediamo di arrivare dai 52 attuali ai 78 di fine 2022, quindi ci sarà bisogno di nuove competenze, e questi corsi, questa formazione sarà continua per adeguare anche le competenze attuali a quelle richieste dai nuovi aeromobili di nuova generazione. Perfetto, grazie veramente per il contributo che ha dato. Dottor Di Caterina, l'intermodalità, è anche quella portuale, insomma, ma in generale, come si sta interfacciando con questa rivoluzione industriale ma culturale che si chiama digitalizzazione? Perché, come dicevamo prima, non basta informatizzare l'esistente, quello non è digitalizzare, quella è un'altra cosa. Come si sta interfacciando col settore che lei rappresenta? Quali sono le prospettive e le criticità che voi state individuando già da adesso? Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Devo dire che la domanda è pertinente, perché l'intermodalità ha un po' stravolto, no? il sistema dei trasporti in questo paese e un po' in tutta Europa e in tutto il mondo. Parlare alla fine ovviamente di un momento di confronto così importante non è mai facile. Poi, tra l'altro, mi lega un'amicizia con Pietro Spirito, che ha fatto un percorso importante, tra l'altro, come presidente del Porto di Napoli, con il gruppo ITA, in modo particolare con Lazzarini, con il quale io, da ex capo segretario del Ministero dei Trasporti, e noi chiudemmo un accordo con Etihad. E ricordo di questi viaggi all'estero, dove Lazzarini all'epoca lavorava con Emirates, quindi un po' il mondo del trasporto lo conosco, un po' da esperienze parlamentari precedenti. Insomma, posso raccontare un po' in maniera larga. L'intermodalità ha stravolto il sistema trasportistico italiano. L'idea che oggi la sostenibilità... che mette a sistema tutto il trasporto intermodale, quindi parliamo di trasporto marittimo, di trasporto stradale, di trasporto ferroviario. Non abbiamo ancora voluto inserire il trasporto aereo, aspettiamo che ITA passi dai 52 ai 74 aerei per coinvolgere.
No, abbiamo cercato di mantenere un assetto molto legato a quello che è il trasporto dell'ultimo miglio, quindi strada ferromare. Quindi oggi Alis rappresenta 1.700 aziende, 34 miliardi di fatturato, 203.000 lavoratori tra diretti e indiretti, 200.000 collegamenti ferroviari, 142.000 collegamenti marittimi. Insomma, obiettivamente è un'associazione orizzontale che ha voluto un pochino, diciamo, stravolgere il modello associativo. E Guido Grimaldi, noto gruppo tra l'altro del mondo dello shipping, quindi devo dire che grazie a una sua intuizione abbiamo voluto mettere a sistema questa associazione, e oggi i risultati stanno arrivando, perché prima si parlava molto poco di intermodalità, molto poco di intermodalità. Oggi i privati stanno investendo fortemente. Io vorrei fare proprio a volo d'uccello, perché sono molto d'accordo con Pietro, quando c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza, è qualcosa di concreto o siamo ancora su un aspetto molto teorico? Io credo che siamo su un aspetto ancora molto teorico, perché poi declinare tutto quello che c'è all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza in fatti concreti non è una cosa facile. E noi ci crediamo, siamo assolutamente sicuri che il governo si adopererà su questo. Ci sono stati già dei timidi segnali su alcuni provvedimenti importanti che non rientrano nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ma sicuramente vanno nella direzione. Ho proprio oggi uscito in Gazzetta Ufficiale l'aiuto al mondo del trasporto stradale con incentivi di 100 milioni, parliamo di 50 milioni sui mezzi elettrici e di nuova generazione, altri 50 milioni per la rottamazione. Come pure noi abbiamo fortemente insistito come Alis su due contributi che sono quelli del mare bonus e del ferro bonus. Mare bonus e ferro bonus sono contributi che vanno direttamente al trasportatore, cioè all'autotrasportatore, gestiti attraverso un sistema abbastanza virtuoso, dove le risorse vengono destinate in prima. Finché il mese di aprile. All'interno di questo legato infrastrutture venivano messe una serie di opere strategiche per il paese, ma non tutte le opere strategiche che poi venivano considerate trovavano un reale finanziamento nelle diverse leggi di bilancio. Quindi noi dobbiamo stare attenti. Il piano nazionale di ripresa e resilienza destina a questo mondo circa 62 miliardi di euro, più o meno. Bisogna fare in modo che questi 62 miliardi di euro, con l'aiuto delle associazioni di categoria, della Confosal, di tutto il sistema, diciamo, della FAS, del sistema trasportistico di questo paese, vada nella direzione di dare una mano per ottenere determinate cose. Per esempio, digitalizzazione. Si parla di digitalizzazione, sistemi digitali. Non vorrei parlare di Wirnet, perché sono legato anch'io a ricordi, diciamo, un po' nefasti di questa organizzazione. Però parliamo di cose banali. CMR elettronico, quindi documento di trasporto elettronico. L'Italia dovrebbe aderire al protocollo addizionale di Ginevra, cosa che hanno fatto già 27 paesi della Comunità Europea. Non riusciamo a capire perché l'Italia ad oggi non ha ancora aderito, che è un atto che può fare tranquillamente il ministro senza dover fare nessun tipo di passaggio istituzionale tra Camera e Stato. È un decreto, si fa per firma di, addirittura credo lo possa fare un direttore generale. Quindi aderire a un protocollo del genere significa dare un segnale, cosa che nel piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto, perché il documento digitale di trasporto sicuramente è un acceleratore di processo, costa meno. E tra l'altro noi già abbiamo dimostrato con l'intermodalità si risparmiano ben 1 miliardo e 700 milioni di euro rispetto al vecchio trasporto tradizionale. Ci auguriamo che all'interno di questo ragionamento, visto che è stato citato proprio ad hoc nel piano nazionale, venga poi applicata, si aderisca a questo protocollo. Ci sono dei passaggi burocratici di dialogo con l'Europa, della burocrazia interna ai ministeri, che purtroppo talvolta rallentano un processo, bisogna essere chiari. Questo processo va stimolato, bisogna essere sempre pronti a
a pungolare chi poi deve fare, chi deve fare le cose. Quindi noi come Alice ci stiamo battendo su questi temi che sono mare bonus, ferro bonus, rinnovo del parco circolante. L'Italia è penultima dopo la Grecia con una, un'età media dei mezzi circolanti pari a circa 14 anni. Il mondo nostro che rappresenta Alice ha oggi per il 90% mezzi Euro 6 e LNG. Attenzione anche alle nuove forme, no, di combustibili e di energie alternative. Oggi l'LNG ha avuto un aumento mostruoso, si parla di più 800%. Di un processo. Quindi si è visto anche dai noli marittimi, ci sono stati noli marittimi per quanto riguarda i contenitori e per quanto riguarda le merci sfuse, aumenti del 600-700%. Allora, la delocalizzazione di cui parlavamo prima è una delocalizzazione che secondo me in questo momento potrebbe essere favorevole al nostro paese. C'è un ritorno di una produzione interna, perché far arrivare un contenitore dalla Cina significa pagarlo 6 volte di più. Significa praticamente che oggi qual è il sistema trasportistico più, visto che siamo abituati a questa parola, resiliente, si è dimostrato proprio il trasporto intermodale, cioè il trasporto dei camion, perché il trasporto marittimo dei RORO, termine tecnico che significa trasporto dei camion, roll on, roll off, questo è l'acronimo, ma significa che questo trasporto, che è aumentato solo del 12% rispetto a tutto il resto, ha dimostrato di essere il trasporto più conveniente rispetto a un certo tipo di trasporto alternativo. E oggi cosa stanno facendo gli imprenditori? Bene, il settore del trasporto stradale, ve l'ho detto, ci sono grossi investimenti nel mondo dell'elettrico, non siamo ancora pronti su questo, si parla molto di idrogeno, vediamo come si può arrivare ad un'alimentazione a idrogeno che sia un'alimentazione conveniente, non è che è sufficiente dire andiamo ad idrogeno, vediamo come viene prodotto questo idrogeno, vediamo come l'ammoniaca possa essere trasformata in un mezzo, diciamo, di alimentazione conveniente. Nel mondo del settore marittimo, per esempio, il gruppo Grimaldi... Ma soprattutto, mi scusi se mi interrompo, bisognerà decidere come l'elettrolisi dovrà essere fatta. Perché il problema è proprio questo. Perché se, oggi se nessuno... io l'idrogeno lo produco col petrolio, se lo produco col vento o col sole è un altro discorso. Il tema è questo. Noi, per esempio, cosa stanno facendo i nostri imprenditori, quelli che noi rappresentiamo? Grimaldi, in modo particolare, è partito con un investimento importantissimo che tra l'altro fatto tra i cantieri cinesi di Nanchino, 12 navi ibride. Voi mi direte perché non l'ha fatta in Fincantieri, perché in realtà ci sono delle commesse in Fincantieri già stanno lavorando su navi del gruppo, quindi comunque non è che hanno, però in questo caso specifico questo tipo di navi sono state costruite lì, sono navi ibride di nuovissima generazione, hanno delle caratteristiche fondamentali, innanzitutto hanno zero emissioni in porto, in tema di sostenibilità, perché sono alimentate da batterie elettriche, queste batterie elettriche vengono ricaricate o durante la sosta in banchina o durante la navigazione. Mi direte come si ricaricano durante la navigazione? In due modi molto semplici: sul deck esterno ci sono dei pannelli fotovoltaici praticamente che producono energia, e la parte, diciamo, della carena sottostante della nave è una carena forata, dove all'interno di questa carena entra acqua, e chiaramente abbiamo due tipi di elementi positivi. Il primo è che l'acqua entrando crea un effetto dinamo e quindi va a ricaricare le batterie, e l'altro è perché assorbe tutte le microplastiche che vengono, quindi anche una sostenibilità ambientale più che non va sottovalutata. E poi portano 500 camion, cioè queste navi sono in grado di portare 7,8 metri, sono circa 8 chilometri di metri lineari di mezzi che possono essere imbarcati, 500 camion. Quindi vuol dire che la proiezione è sempre quella. Io spesso sento nei convegni: no, bisogna investire sulle reti ferroviarie. Va bene, il ferroviario è importante, i corridoi TNT sono corridoi che ormai riconosciuti a livello europeo e vanno enfatizzati, vanno migliorati e vanno ottimizzati, ma lo strumento dell'utilizzo delle autostrade del mare deve
e non può, l'Italia è circondata d'acqua, cioè voglio dire, questo è un dato sul quale ci deve permettere di arrivare a strutture portuali sempre più accoglienti, sempre più sostenibili, sempre più digitalizzate. Bisogna avere una forte attenzione a quelle che sono le capacità delle aziende di investire e promuovere, e quindi i campioni nazionali di cui parlavamo prima, facciamo in modo che le aziende grandi possano diventare sempre più grandi. Questo non vuol dire dimenticarsi delle piccole. Le piccole devono essere inserite in un tessuto economico che possono essere di sostegno e di supporto alle aziende più grandi. Noi come Alice abbiamo fatto grossi progressi, abbiamo cercato di coinvolgere la formazione, abbiamo messo dentro gli ITS, abbiamo cercato attraverso le università come la Bocconi, la Partenope, la Federico II, l'Università di Bari. Abbiamo un think tank continuo su N temi per dare l'opportunità di avere sempre istanze sempre più vicine a quelle che sono le reali esigenze del Paese. A marzo del prossimo anno abbiamo organizzato una fiera importantissima a Verona, che abbiamo ritenuto chiamarla Let Expo, proprio in tema di sostenibilità, con Fiera Verona. Abbiamo voluto organizzare una fiera del trasporto e della logistica, premiando quell'asse al nord-est, perché è strategico per il Paese, per tutto quello che è il mercato che va verso l'Austria, la Germania e il Baltico. E su questo, in quei momenti, noi avremo l'opportunità di confrontarci sempre di più e meglio sui temi di interesse, perché uno dei padiglioni verrà dedicato solo ed esclusivamente a quello che è il confronto. Quindi noi continueremo in questa nostra battaglia. Abbiamo fatto tanta fatica all'inizio, perché comunque un'associazione del genere è stata vista un po' come di rottura rispetto a un sistema associativo precedente. Ancora facciamo fatica perché veniamo visti un po'. Perché facciamo tante cose, noi abbiamo addirittura, siamo partiti adesso con un magazine, che un mensile di Alice, che tutti i mesi dedicheremo spazio ai temi del trasporto, della logistica, della formazione. Il numero zero è partito con un'intervista a Bruno Vespa, un'intervista a Giovannini, insomma siamo il prossimo numero, mi ha chiamato stamattina il capo della segreteria di Cingolani, avremo un'intervista a Cingolani. Voglio dire, è un momento di confronto continuo su temi di interesse, per essere di supporto e di sostegno ai decisori politici, che talvolta probabilmente hanno bisogno di avere, da parte anche del sistema associativo e da parte dei privati, degli stimoli per mettere in piedi delle cose intelligenti. Ultima cosa, Alice ha anche creato una televisione, questo non vuol dire fare concorrenza al TG1, ci mancherebbe altro, però all'interno di questo contenitore che noi abbiamo ritenuto chiamare Alice Channel, tutte le settimane ci sono dei talk, degli approfondimenti, dei momenti di confronto, proprio per cercare di allargare il sistema, che non venga rappresentato solo ed esclusivamente da una lobby sana rispetto a dei temi, ma che trovi nel confronto, nel allargare il più possibile il sistema di comunicazione verso l'esterno, le nostre idee, le nostre istanze e quello che poi serve. Le faccio una domanda, mi rifaccio a una cosa che ha detto il professor Spirito prima: non c'è digitalizzazione senza regole. Il che è giusto, no? Abbiamo fatto l'esempio di Petrov contro il flash crash di Wall Street, però io lei ha detto che il sistema che ne rappresenta è un sistema orizzontale. Purtroppo i sistemi orizzontali soffrono proprio per la loro orizzontalità nel rapporto con le istituzioni, con la politica, con le decisioni, e quindi con le troppe regole che vengono messe, imposte o diciamo propinate tra le righe di un provvedimento ministeriale piuttosto che di un provvedimento legislativo. Secondo lei la modalità Ponte Morandi nell'applicazione e nell'attuazione, non tanto nella messa a terra dei progetti o del raggiungimento degli obiettivi entro dicembre, ma proprio nella realizzazione dei progetti che ci vedranno impegnati da qui ai prossimi 20 anni, è una modalità percorribile? Cioè lì è stato costruito il Ponte San Giorgio al posto del Ponte Morandi, no? Andando in deroga a tanta roba, no? Ma tenendo gli occhi aperti sempre con i controlli, eccetera, eccetera. Il PNRR, la sua realizzazione, rappresenta 2, 3, forse 4 volte il piano Marshall della Seconda Guerra Mondiale. Certo.
richiede, potrebbe richiedere una configurazione del genere, fermo restando i controlli che comunque ovviamente devono esserci, senza parlare, cioè una, più, meno regole, ma senza deregulation. Sta ecco, provocando una risposta. Io prima, no, perché non a caso, prima le ho detto che nel mio curriculum ci sono 3 anni dedicati alla gestione della segreteria del ministro. Quindi, ma io la domanda che l'ho fatta un po' di cose su questo argomento. Io da buon trentino, allora, come lei può aver capito, cioè, no? Ho capito. Avevamo una legge in Italia che funzionava benissimo, che poi improvvisamente hanno ritenuto di mandare in pensione, che era la legge obiettivo. Cioè questa legge permetteva di ottenere delle infrastrutture con un processo che non era meno sicuro, attenzione, perché quello che è accaduto a Genova non è che poteva stimolare norme come quelle che per fortuna sembrerebbe sia stata rivista, che allora, siccome l'infrastruttura non è sicura, io alleggerisco i camion, perché alleggerendo i camion devo poi far triplicare o quadruplicare i costi del trasporto. Sui parlo dei trasporti eccezionali, era venuta fuori una norma nel DL Infrastruttura nella quale il trasporto eccezionale doveva essere parcellizzato in 4-5 step per evitare che poi i camion fossero troppo pesanti e per rendere quindi il ponte meno a rischio. Ma voglio dire, una roba. Le infrastrutture devono essere infrastrutture sicure, però è anche vero che quella legge funzionava benissimo proprio per quello che diceva lei, perché c'erano dei passaggi burocratici che venivano totalmente saltati. Il finanziamento era praticamente legato ad una progettualità che comunque veniva fatta all'interno delle mura ministeriali, quindi non è che stiamo parlando di... E comunque il finanziamento, il passaggio successivo, una volta che il Consiglio dei Ministri aveva approvato quel tipo di attività, si passava al CIPE, si passava una volta con l'approvazione del CIPE partivano le infrastrutture, altrimenti non si spiegherebbe perché oggi per andare da Palermo a Catania, lei provi ad andare con un treno da Palermo a Catania, cioè, di che cosa parliamo? Ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Cioè, purtroppo noi pensiamo che l'Italia non è una, sono più Italie e non c'è niente da fare. Il sistema trasportistico al sud è una roba che allucinante. Sembrerebbe che ora stiano andando avanti velocemente sull'alta capacità, non l'alta velocità. Napoli-Bari, ci auguriamo che perlomeno ci sia questo tipo di infrastruttura, però in realtà... Se oggi noi viaggiamo a 200 e passa chilometri orari sulla Napoli-Milano, sulla Napoli-Roma, è tutto grazie a questa famosa legge obiettivo che permise all'epoca di raggiungere rapidamente il risultato. Quindi lei ha perfettamente ragione. Ci sono degli strumenti come il modello messo in atto per ricostruire il ponte San Giorgio, ponte Morandi. Dobbiamo spingere anche su questo, cioè bisogna essere pronti ad evitare che la burocrazia rallenti enormemente, anche perché che cosa accade? Che se noi utilizziamo dei tempi lunghissimi e la tecnologia avanza, noi avremo completato un'opera che è già vecchia. Questo è il tema. Allora, e su questo vogliamo parlare del ponte sullo stretto, sulle riserve che l'Italia ha dovuto pagare al gruppo Solini in Prigilio, perché poi di fatto l'infrastruttura non è stata realizzata e ci sono comuni in Calabria dove hanno già, voglio dire, tutti questi versamenti di cemento armato pronti per partire e non si è fatto niente. Cioè, ma di che parliamo? Allora, tutto questo purtroppo risponde ad un sistema che va cambiato, senza fare polemiche, senza voler trovare per forza il colpevole di qualcosa, però è un sistema che va cambiato. Va cambiato perché altrimenti A, buttiamo risorse economiche, B, non si fanno le cose. Quindi questo è su questo punto, oggi che io più seguo la parte dei privati, mi rendo conto che hanno ragione, perché si perde troppo tempo e sono più veloci di noi, i privati sono più veloci della parte pubblica, dico di noi, tornando al vecchio, ma sono più veloci perché hanno una capacità decisionale, una capacità di finanziare determinati tipi di investimenti molto più veloce, e quindi chiaramente a volte si trovano ad avere
grandi aziende con grandi potenzialità, ma che non ci sono infrastrutture adeguate per poterle sostenere. Cioè, questo è un po' il tema. No, ed è lo stesso, la velocità è anche la stessa del gruppo Ferrovie dello Stato, che è veloce per lo stesso motivo che dice lei. Quindi bisognerebbe, cioè, uscire da questa contraddizione. È un gruppo pazzesca, che conosco bene, cui, conosco la storia, conosco esatto, un po' di. In cui e meno sono, male che loro sono un modello esatto, di eccellenza, perché comunque è un gruppo importante, che italiano, tra l'altro, dove è molto ben rappresentata a Bruxelles, perché le cose vanno dette. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha una rappresentanza a Bruxelles unica in Europa. Non ci sono altri gruppi ferroviari in Europa che hanno la capacità di dialogare con Bruxelles come dialoga Ferrovie dello Stato. E queste sono cose che io le posso dire perché le so, le ho vissute in prima persona, e quindi merito a loro, perché negli anni hanno dimostrato di saper fare le cose, solo che devono essere sostenuti. Una da volta norme. L'Italia aveva i cosiddetti campioni nazionali, no? Aveva i campioni nazionali delle economie. Ora aspettiamo Altaviglia e Lazzarini per dare pure a Ita. Una volta avevi i cosiddetti campioni nazionali dell'economia, che venivano, diciamo, se non clonati, copiati, quindi si replicavano questi campioni nazionali, e ci hanno portati, no, ad essere la sesta realtà, la quinta realtà industriale nel mondo. Speriamo di ritornare ad avere questi. Allora, segretario, grazie a lei. Segretario Servassi, di materia ce n'è tanta per fare una sintesi. Gli argomenti più o meno li abbiamo toccati tutti, i punti anche, il perimetro abbastanza ampio. Adesso a lei l'onere e l'onore di chiudere questa giornata. Tanto ringrazio tutti per i contributi portati e per la disponibilità di poter discutere un pochino sulla base del lavoro, di quello che stiamo facendo in questo ultimo anno che abbiamo fatto, che stiamo continuando a fare. Certo, gli spunti ce ne sono stati tantissimi, anche qualche battuta sul sistema di relazioni industriali, che, come diceva adesso in ultimo il dottor Di Caterina, no? Chi nasce un po' dopo è sempre un po' svantaggiato in un sistema consolidato, e quindi anche noi, come loro, ci abbiamo qualche difficoltà a interfacciarsi magari nelle parti di relazioni industriali, quindi scontiamo un pochino su fronti opposti probabilmente la stessa difficoltà. Noi stiamo provando, come stanno di fatto notiamo, sta facendo anche Alice, sta cercando di creare momenti di discussione e di confronto, no, più ampi possibili, e quindi quelli che noi nel nostro documento, nell'inizio della relazione, dicevo, erano dovuti al fatto di cercare il confronto e la partecipazione, quindi la condivisione dei progetti che servono, perché ormai siamo in un'era che si sta allargando, è diversa, i vecchi stereotipi a nostro avviso vanno in qualche modo cambiati. Si parlava ad esempio delle barriere all'ingresso, per quanto riguarda il discorso della formazione, che più volte ha ricorso oggi, la necessità di formazione, c'era il dottor Rossi che parlava, no, del fatto degli autisti che mancano, e quindi c'è un problema d'ingresso, perché comunque gente che è disoccupata deve fare un investimento di 4-5 mila euro, ma immagino al netto delle ferrovie e poche altre compagnie, imprese ferroviarie, anche il fatto dei macchinisti delle ferrovie, cioè hanno ormai delle scuole di formazione e devono fare investimenti importanti. Noi su questa cosa ci stiamo cercando di muovere, ma è chiaro che le istituzioni devono fare molto di più, perché se noi investiamo su momenti di adesso al mercato del lavoro, dove si investono fior di miliardi per cercare di favorire l'accesso al mercato del lavoro, per poi... Vabbè, non mi dà una telecamera. Una piccola percentuale rispetto a quello che nel mondo imprenditoriale riceve già in modo naturale, probabilmente aiutare abbassando queste dinamiche. Noi immaginiamo quello che potesse essere fatto in Spagna, in altre aziende, come i prestiti d'onore, cioè sistemi per favorire la formazione, visto che ormai non la fanno più le aziende. Noi siamo abituati in un'era in cui l'azienda prendeva la persona, usciva dalla scuola e veniva formata a quel tipo di lavoro. Quindi fare investimenti. Ti manda la telecamera al segretario. È chiaro che aiuta una maggiore diffusione. Ormai sono 2 anni che stiamo dicendo che mancano almeno 15.000 camionisti e vengono dai paesi dell'est Europa, e mancano personale ferroviario con le aziende che fanno la guerra, no, per prendere macchinisti formati, e anche gli autisti, dove oggi di fatto è anche dichiarato questo fatto che mancano notevolmente macchinisti che guidano il pubblico.
Quindi noi in tutto questo scenario ci siamo posti sì come sindacato che guarda il mondo del lavoro, ma anche che bisogna vedere questi soldi come vengono, queste risorse che arrivano, come vengono gestite, come devono ma essere. Perché li avete interrotto? Noi siamo preoccupati che vengano gestiti in un modo sano, perché comunque l'Italia fra i paesi europei è quella che ha attinto sia a tutti i finanziamenti che non devono essere istituiti, sia a tutti i prestiti, e questo ci dà una responsabilità maggiore a tutti. Oggi l'organizzazione è stata interrotta da spegnere di dover affrontare tecnici su in regia. Potete eliminare l'audio di Margiotta per piacere, oppure avvisarlo perché ha lasciato l'audio aperto. Scusami, mi sono interrotto. Quindi aiutare a favorire gli investimenti che devono nascere e che devono essere pilotati. Un problema che ponevamo lo scorso anno nel primo position paper che abbiamo fatto, dove parlavamo che negli ultimi 10 anni proprio il gruppo FS, che era il primo committente italiano per investimenti tra il gruppo FS e diciamo completo con ANAS e quant'altro, investivano 5-6 miliardi di investimenti l'anno, riuscivano a mettere a terra, arrivano 50-60 miliardi adesso, forse c'è un problema di organizzarsi in modo differente. Noi auspichiamo che adesso, a parte tutte le gestitudini, il nuovo gruppo, diciamo, il nuovo management riesca a far fronte, perché sennò prendiamo dei soldi in prestito e non siamo in condizione di metterli a terra nel breve tempo, e questo fa maturare un discorso di un costo per la società e non riusciamo a dare le dovute e necessarie risorse. Quindi immagino che questo nostro discorso possa proseguire, auspico che tutti chi ho già partecipato, chi non è potuto venire, visto anche il discorso che siamo in un momento molto particolare, anche col discorso di questa pandemia che riprende, quindi anche qualche timore, no? a stare in pubblico, ma è chiaro che i confronti, riteniamo che fatti così di persona danno un aspetto diverso alle videoconferenze che ci avevamo abituati lo scorso anno. Noi spieghiamo sempre, se è possibile, di farli, magari ecco, prendendo sale ampie, essendo anche in pochi, però cercando il distanziamento, il confronto di persona immagino che aiuti anche a questo rapporto di coesione. Quindi io vorrei ringraziare quindi tutti voi, quindi ci tengo anzi a ringraziare anche il Presidente della Camera di Commercio di Roma, che ci ha messo a disposizione questa sala Tagliavanti, il dottor Tagliavanti, e Giancarlo Cremonesi, che ci ha indirizzato per poter prendere. E su questo vorrei fare un saluto a tutti, auguro un buon lavoro e magari un proseguo di collaborazione per queste, quantomeno se non per le relazioni industriali, per queste materie che sono di interesse più generale. Grazie. Grazie al segretario Serbassi, e grazie a tutti voi per il contributo che avete dato a questa giornata. E io, come dissi l'altra volta, un anno fa, e poi anche in un'altra circostanza, il ringraziamento è anche mio nei vostri confronti, perché io, sono un giornalista economico, ma imparo sempre quando ci sono questi eventi. Io anche oggi, insomma, me ne vado più arricchito di cose che non conoscevo e che si possono conoscere anche soltanto in queste circostanze. I contributi sono stati tutti veramente notevoli e che hanno dato spessore a questo evento. E quindi io ringrazio tutti voi, ringrazio anche il segretario Margiotta, che rivedo in collegamento adesso, penso che ci senta, giusto? Eccolo. Ti ho sempre sentiti. Perfetto, grazie anche al segretario Lello Margiotta, il segretario della Consal. Io vi ringrazio tutti voi, e siccome il pericolo è scampato, posso dirvi buon Natale a tutti. E quindi adesso possiamo anche dirlo, se avevamo corso il pericolo che non si potesse dire più, possiamo continuare a dirlo. Quindi buon Natale a tutti, buone feste e alla prossima. Grazie. Alla prossima.